Come no, sei? Fatto uno, è uno, fatto no, è uno. No, ma si stanno facendo per lanciare il camerino. Io ho preso adesso dalla banca. Ma però ha toccato la banca. In prigione, d'accordo. Mi l'hai cambiata prima. Va bene. No, da adesso. Ne, ah, da adesso in poi è possibile. Da adesso in poi è possibile. L'hanno appena fatto. Va bene, ha fatto il pronome grande. No, no, no. Con te che la gente le mi dai anche l'altro, eh. No, no. Ma no, aspetta. È fatto. No, io qui l'ho scritto. Ma lui è stato chiaro. No, io lui ha detto ti do 200 per Roma. Lui ha detto ti do 200 per Roma. Quando si mettono i soldi lì sopra, dammi la voce grossa. Quando si mettono. No, fra, quando si mettono lì sopra è fatto lo scambio. No, ma lui è lui è stato chiaro, ha detto 200 per Roma. 200 per Roma. Non ha detto che ti dava quello. No, è stato fatto. È stato di... No, allora, no, è stato chiaro. È stato chiaro. No, è stato chiarissimo. Ma la chat è scritto. È stato chiaro. Allora, aspetta, adesso la risolviamo. Per favore, chiedo un sondaggio. Chiediamo l'intervento del pubblico. Bravo, Bingo. Oddio, sto piangendo. No. Allora, aspettate. Qua lasciamo il sondaggio. Nicola, sei stato un Cesare, maestro. Chi ha ragione? È che non l'ho fatto apposta. Ma ha ragione Cesare. Ricapitoliamo un attimo. Nicola ha fatto un'offerta. Sì, ho detto non pagava a Palermo la cattedrale e per 200 bombe mi dava a Roma fuori imperiali. Questa versione di Nick. Tu, Cesare, invece cosa hai capito? Che, allora, quando io sono capitato sulla casella, lui mi fa... Ah, ok. Allora vuoi fare lo scambio per. No, non l'ha mai detto. No, aspetta, lo scambio. Vuoi che ti allora, Roma? Cosa che hai detto? Allora, ti faccio pagare lui. Sì, ma il tuo tono. Aspetta, racconta la tua era allusivo allo scambio precedente. Ma non è vero, io non avevo capito che. Non ti faccio pagare. E mi dai Roma fuori imperiali. A 200 bombe. Ha detto così. Sì, ma io pensavo assolutamente. Lo davo per scontato. Tu hai detto 300. Allora, hai detto, ok. Questa è la truffa. Perché tu lo sapevi. No. Lo sapevi. No. Stai giocando, con i miei sentimenti. No, il sondaggio è chiaro. No. Sì. C'ha ragione Nicola. Posso infatti mandare la rubrica. No, salto al biondo. No, ma che. Salto al biondo. A cavolo. Aspetta, lancio un attimo. Nice fact. Ma come? Vieni. Perché c'ho l'ego? vi ricordo che Nice Fact viene da Fun Fact, che per fact vuol dire divertimento, fun vuol dire fatto e... Non vi arrabbiate. Sembri Papa Ratzinger. È finito Nice Fact. Ah, dovevi solo dire non vi arrabbiate. Sì. No, io vi giuro, rage quit. No, allora, mi hai appena ucciso il gioco. La reazione più bella del mondo, sì, da parte di c'è una roba stupendo. Secondo me che vale sempre. Poi dopo deciderà comunque il la pubblico. Fiducia nelle altre persone. La fiducia nelle altre persone, ma soprattutto secondo me quando si poggiano i soldi sul banco, quindi ormai ce ne sono soldati. Mi ha dato anche la carta, cioè io ce l'ho qua la carta. È come quando fai la mossa con scacco. Anche perché ti dirò di più, noi dobbiamo considerare come se fossimo degli imprenditori, non è che gli imprenditori si trovano. Sta mandando messaggi Nick, sei un babbo in là. Mi rimanda Cesare i messaggi. Ricordiamo, li manda tutti i cittadini. Quindi direi che anche se non è ancora finito il sondaggio parla chiaro e quindi il pubblico, la volontà del popolo che è sovrano, dice che Nick ha ragione. Non se li mette neanche a posto. Io quinto. C'è stato un malinteso, vedrai che ti rifarai, vincerai contro Nick, vedrai. E lui ti asfalto. Adesso la sua missione è distruggerti. Io ti voglio solo asfaltare. Io ho i fuori imperiali. Chi tocca, mo? Allora, chi è che aveva tirato? Tutto sto bordello che ho fatto. Io, Cesare. Io vado un attimo di là. Deve andare. Rage quit un attimo. Chi tocca? Cesare, l'ha finito tonno, da... Tocca tonno. Esatto. Tocca adesso tonno. Tocca tonno. Prego. Puoi andare sul divano comunque, Cesi, se vuoi. Vai sul divano che c'è una telecamera anche lì. È vero, c'è una telecamera anche sul divano. Ma sei stato bravissimo comunque. Merda. Ma l'hai fregato? Sì, lì non l'ho fatta apposta io. Cioè, tu sicuro non hai fatto apposta? Ho capito quello che lui pensava quando mi ha dato la carta. Aspettava la mia carta indietro. Okay. Perché abbiamo degli sbalzi ormonali ogni tanto. Perché c'è una malvagità dentro. Cosa sta succedendo? Sta sbollendo. Sta sbollendo, ragazzi. Oh, ma per davvero, non è una gag. Per davvero. È un attimo impazzito. Vale il passaggio. 5. Tu cosa sei, tonno? Sul calzino. Non eri il gatto. No. Sono troppo lì. Napoli, piazza Plebiscito. Chi è?
Io, benvenuto. E 10. Vabbè, ti dai, 10. E io non ho ricordato di fare gli scambi. Dai, che dobbiamo costruire. Grazie. Dai, tocca a Frank. Vai. Uffa. 10. Dove sono? Non mi ricordo. Ah, io sono il d'Italia lì, quindi 10 finisco là. Il blu. Sì, cavolo. No. Milano Duomo. Sì, vabbè, sparami. Stai contro la tua Milano forza. Duomo. Milano Duomo che mi costa solo Milano 400. Duomo. Porca miseria. Dove fanno non sempre so se gli scherzi del show. Ce li ho. Sono sempre lì. Ce li ho. Vado. Vai con Duomo? Vai con Vado, Duomo. Compro Milano Duomo. Quello bello, perché quello lì ti frutta tantissimo. Quanto ti frutta? Tornato a Cesare. Tornato a Cesare. Non ho quasi più soldi, però va bene. E prego Nelson. Ah, c'è un messaggio. Abbiamo messo. Comunque aveva ragione Cesare. No! L'ha corrotto, l'ha corrotto. Scusate, no. Ricordiamo che il maggiordomo da di là non vede il gioco, non vede. No, credo che stia guardando a live, ma soprattutto si vede anche la live. Quindi Nick, aspettati delle sorprese nei tuoi sufficienti. Caso te lo posso anche dire perché ho paura. Nel senso, io ho già avuto questa delusione su migliori amici loro. E per il maggiordomo la persona più cara. No! Porca! Ma porca! Abbiamo rischiato qua. Ma mi sono fatto malissimo un dito, me l'hai insaccato. Non è successo niente qua. No, posso dire complimenti. Mi ha solo abbattuto la nave. Posso dire complimenti a Nicolas che ha attaccato al tavolo la plancia del gioco, il tavolone, e non si è mosso. E ricordiamo che il mega dado di gigante, questa parte qua, è fatta di bambù con rivestimento in metallo negli spigoli. Ho preso lo spigolo, ho sentito qua fortissimo che se mi arrivava qua in fronte mi ammazzava. Cioè. Vuoi del ghiaccio, Nelson? No, chi tocca, dai. Siamo al secondo giro. Allora, sì, aspetta. No, fatti già due. No, io ho appena tirato e ho comprato quello. Adesso tocca a Nelson. Nelsone. Benvenuto. Due, da probabilità. Leggimi la tua, Nick. Oddio. Dopo devi ritirare. Non so se sa leggere. Vocina per Nick. Sai che mi è tornata famina. Tante... Tante. No, devi fare così. No, fai così. Tu. Due colpetti qua. Bravo. Fai. Prova adesso. Tante case. Eccola. Tanti vicini. Offri sofficini a tutti. Cosa stai dicendo? Paga 40 Paga. Sberle per ogni casa e 115 sberloni per ogni albergo. Non ha niente. Te lo giuro. Non pago niente, per fortuna. Non ha niente. Però ma probabilità non sono sempre cose buone. Devi offrire sofficini a tutti. No, devi offrire sofficini a tutti. Un sofficino a tutti. Un sofficino a tutti. Devi scegliere te, però, per tutti. Ma anche per me, grazie. Pomodoro e mozzarella. Oddio. Allora, e devi ritirare Nelson che hai fatto da lì dopo. Ma potremmo chiedere a Sio. Dopo ancora la terza volta va in prigione. Davvero? Sì, terza volta siamo in prigione. E non è tra i due. Firenze Ponte Vecchio, se non è nessuno lo compro. Comunque potremmo chiedere al signor Monopoli di rinominare Sbarle e Sberloni. Ponte Vecchio costa 220. Già pensa che a me faceva ridere bombe. Figurati Sberle. Ah, ma cavolo, ne hai già tu. Usiamo Sberle adesso. O Sbembi. Gli sbush. E ritiro di nuovo. Prigione. No, 5. 5. Cioè questo? Sì. È mio. Negozio di souvenir. Quindi porca niente. Però una volta quando vai nel negozio di souvenir hai diritto a un altro sofficino. Quindi io ne prendo anche uno salsicce e patate dopo, se bello. Possibile. Se grazie. Io salsicce e patate non l'ho ancora provato. Nicola, secondo me per me, però per tutti dobbiamo farli. Posso dire una cosa? Dopo questa richiesta di Nelson, servirebbe che il maggiordomo assuma altri 5 camerieri e faccia la sua attività. È come nei giochi dove ti si crea la coda a 4, 6, 10. Quali sei? Io sono ancora al via, passo al transito. È vero, va sul transito, quindi niente. Ah, niente. Prego, Cesare, tocca a te. Perché è transito. È transito, perché la prigione è solo lì. Ah, non ho veramente mai giocato. No, no, questo ragazzo... Ha una proposta, Cesare. Vorrei un attimo rinsaldare i rapporti. Vorrei ma com'è possibile? Cioè, avevi detto che era finita l'amicizia. No, però, bravo. Ci sta. Cos'è, adulto, un porto rancore. E vorrei rinsaldare i rapporti, quindi vorrei appropriarmi di quello che mentalmente reputo mio. Quindi, cos'è, Palermo? Sì. Come si chiama? Palermo la cattedrale. La t'è cattedrale di Palermo te la vorrei riacquistare. Ok. Dammi tu una cifra. Quello che vuoi. Secondo me è il doppio di quella. Ha detto quello che vuoi, quindi qualsiasi cifra va bene. Io direi 500. Però sta succedendo. Sta succedendo veramente? Mi sembra, succedendo. Mi sembra giusto. Beh, 500 non è poco. Nelson, devi soffiare. Facciamo pace così. Facciamo pace. Ok, andata, okay. Mi piace. Cioè, sei uno stronzo comunque, perché ho capito.
cioè, un ottimo rapporto tra imprenditori. Ok, va bene. Vedi, loro sono riusciti a far pace, però io ho capito quanto i rapporti che hai nella vita riflettano poi sul gioco. Tipo, con me nessuno farebbe pace, sono convinto di quello. Ma quello per altri motivi. Vabbè, andiamo tocca, avanti. Tocca a Cesare che può tirare i dadi, ne ha facoltà. Fai tirare quelli giganti. Vabbè, chiamo i dadi giganti. Sta facendo poche cose. Chiamo i toni giganti. Vuole i dadi giganti. Quindi regia, per favore, dateci la cucina che andiamo a vedere. Dadi giganti, ma c'è anche il jingle, eh? È che poverino, dai, cioè lì c'è mille ordinazioni. con rabbia, prego. Questo è 6. Con più rabbia. Si è smontato. E 5. 11. Quale sei? Il cambio. Non è inutile. Ah, no, beh, passo prima dal via. Cioè, no, fare tanto non è che serve a chissà. No, passi prima dal via. Beh, sono 200 sberle ogni volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fori imperiali. Fori imperiali. Sai che... Sono i suoi. Sono i miei. Allora, vedi che io ti devo imperiali. Allora, Nick, adesso... ci sei già riuscito prima. Puoi rifarlo. Eh? Mm. Glielo riscambi. Cosa vuoi scambiarlo davvero? Vuoi con me? Napoli? Ma cosa c'entro io? Ma sei lui, sono io. Finito da te. Ah, sei tu. Sono io. Ma questo qua dove sta giocando? Ha bisogno dell'assistente. Mi guarda proprio da me. Bari? Come la vedi? Non farò. Cosa vuoi per quel Napoli? Ma cosa vuoi? Ma ti devo pagare riprovando. A me? Allora dammi 16 sberle. È la tattica di prima questa. Ci riprova. Cioè, volevi scambiare. Bene, cosa volevi fare? Oh, ti compravo Napoli. Ma perché? Perché non ho niente. Ho solo un botto di soldi e non ho niente. Ma puoi comprarlo dopo, non adesso. Va 16 bombe. Oh, grazie, ma li sta portando solo lei. Ma solo Nesta, ho capito. In effetti, sei una proprio di quelle persone anti-investimento. Quelle persone che ha tenuto da parte un sacco di soldi, comprare. Ma non ha niente no. Che gli frutta. Niente. Grazie. Cioè, tu Nick, spero che tu abbia avuto un bel soggiorno nella mia città. Vuoi fare gli scambi, Ton? Allora, sì. Vuoi non è quello scambi. Che avevo chiesto, però. Niente. Vabbè, può capitare, dare, può capitare. L'ordine si è confuso. Vabbè. Offro solo per oggi, ma solo. Cioè, guarda, sto dando via un pezzo di cuori. Bari! No, dai, basta. Bari! Ma quanto lo vendi? Allora, 50. Mi sta rubando il sofficino questo. No. Non era quello 50. Che voleva. Cosa avete qua? Aspetta. Io ho la stazione nord. Dov'è la stazione nord? Hai tutte le stazioni, quindi saranno. No, io non la voglio. È qui la stazione nord. Ok, l'ho vista. È tra Firenze, Galliera. Qualcuno ha dei gialli o dei rossi? Io ho dei rossi. Io ho dei gialli. Tu hai dei rossi? Due. No, ma con te ho capito che è impossibile trattare. Frank, vai via. Io... Vai via dalla mia contrattazione. Ti offro Bari per. Cos'hai? Io ho l'arancione. No. Ah, perché tu non vuoi nulla. Il verde per il marrone, Tonno. Ti do il marrone. Così ne hai due. Però mi dai il verde. Ma però... il verde è potentissimo. Ma tu, sì, ma io ne ho solo uno. Non posso farci niente. Allora, tu puoi costruire. Tu capisci che con Venezia, ok? Tu puoi costruire. Ti spiego. Con Venezia la tua rendita, se uno ci capita sopra, è 26. Bene, ma tu se costruisci due case, sei 60. Rendita con due case 30. Ma questo vale molto di più. Bari Piazza del Ferrarese. Vale tipo tutto il doppio. Sì, però tu capisci. Che ma puoi già costruire. Sì, ma ci devo costruire sopra. Ma così come funziona il gioco? Tu puoi, sì, ma l'ho capito. Tu da questo turno puoi dire: ci costruisco 4 case in ogni posto. E se uno ci va sopra, paga 320. Hai capito? Sì, no, ho capito questa cosa qua. Come qua con un albergo 250. Però. Venezia. È proprio estremamente meno costoso comunque Bari Porto. In chat dicono mandate tipo... il bimbo mela in prigione nel frattempo. Perfetto. No, Venezia, rendita con due case 3,90. Sì, ma le devo costruire, me ne servono 3 per costruirlo. Tieni, no, no. Tieni, dammi Bari. Ma tu sei fuori. Ma che tu sei fuori. Ma come? Ma tu sei cioè, dammi la tu voce. Hai scambiato in un no, cioè, uno scambio dammi uno la voce, uno. Dammi la voce. Strabene. No, cosa può costruire? Bari. No, ce l'ho fatto strabene. Non ce l'ho. Frank l'hai, ma ne hai due adesso. L'hai manipolato. Bari nel cuore. Hai fatto bene. Ho capito bene, che allora. La mia fortuna anche dipende la da Bari. Si sta ribaltando. Guardate guarda. Tutti i sofficini offerti da me. Bello. Grazie. Festa grande. A me quale mi dai? Ok. Non mangiavo da una vita. Ma io posso costruire soltanto quando ci ricapito sopra? No. Ah, posso costruire già adesso? Ho ricontrollato per sicurezza. Grazie. Allora costruisco. Puoi costruire tutto quello che vuoi. Finisci tutti i soldi. Allora costruisco 4 case. Guarda che devo. Ma non puoi. Come non posso? Certo che può. Perché no? Deve finire sopra. No, ma ho riguardato. Anch'io mi ricordavo così. Ma anche secondo me. No, ho riguardato. Non c'è scritta questa cosa. No, da nessuna parte. È impossibile. Raga, non c'è scritto. Non c'è scritto da nessuna parte. Vedere.
che bisogna andarci sopra. Secondo me è una roba che hanno cambiato tempo fa perché rendeva il gioco più lento. Invece adesso ti dà la possibilità di farlo quando vuoi. Non c'è scritto da nessuna parte. Sì. Quanti in case vuoi? Si vola, 4. Mi raccomando, devi costruire in modo uniforme. Esatto, cioè non puoi metterne 4 su uno, devi fare 2-2. Ma solo due case. Cioè solo 4 case. Dai, spara alto. Sì, sì, sì. No, vai su, non vai ho tanto, su. Guarda. Okay. Così le partite si accorciano tantissimo. No, è vero, aiuta molto. No, cioè, anzi, in realtà era il problema, secondo me, di Monopoli. È vero. Che non finivi mai nelle tue caselle, non potevi mai costruire. Ricapitarci sopra. Ci sta. Chi tocca? Dove sei, Ton? Qualcuno gliele monti. E tocca a me. E... in casa a Berry. Ha fatto i primi bungalow a Berry. Ma tu non hai tirato i dadi? No. Allora, gioco. Oh, ma sono il primo! Sì! No, allora, aspetta, allora... Bari! Berry! Bari! Io faccio Bari 2! Però ci sta. Io faccio Bari 2! Allora, così se Parigi avesse l'umare, sarebbe una piccola base. Quello, per quello che gli dico. No, ok, però se fosse stato con... Ah, no, certo, devo capitare sopra quella casella per costruire... Io all'inizio non avevo capito, ma l'ha spiegato Frank. Lancia, lancia! Tu hai fatto uno scambio proprio nel... 6! 6 e 6 la scarpa. Sì. Probabilità! Compro! Vocina, per favore! Pronto? Hai vinto il secondo premio in un concorso di bellezza. Beh, impossibile. Il biondo è impossibile. È per la stempiatura. E guadagni? Guadagni 10 monopoli. Al primo posto, ovviamente, l'affascinante Carletto. C'è scritto anche il sofficino gratis passato sotto parte. Non c'è scritto. Mi dispiace. Grazie. 10 monopoli. 10. Non è la storia. Perché non vale niente. Tu non vali niente. Ma tu, tipo, Mera, è assurdo, raga. Lui si è incazzato perché ho vinto un concorso di bellezza su una carta del Monopoli. Non è veritiero. Non è la vita reale. Che problemi hai? Lancia, Frank. È incazzato. 4 doppie passo dal via. Double. Capiti però su tonno. Che inizia. Oh, no. Le casine. Vedi, ai, sono ai, già ai. Fregato. Dammi la voce grossa. Dammi la voce grossa. Vedi, mi sono già fregato. Ci sono. Ecco la potenza di Bari. I baresi detenuti lì adesso li prendi. Quanto ti deve dare? Diglielo. L'hai già scritto sulla carta. Ma qual è delle due? È del Ferrarese. Porca miseria. Del Ferrarese con due case. Devi tirare sono... anche quante notte ci sta. Ah no, quello è hotel. No, hotel. Sì. Sono 60 insulti. Così tanto. Quante sberle? 60 sberle da tutti i baresi. Vorrei il resto. Ok, dove c'è 40? Qua, tieni. Però devo ritirare. La chat dice: Tonno, non ci dimenticheremo che ci hai rinnegato fino ad ora. No, vero. Questo mai vero. Di nuovo 4 dadi doppi. E c'è anche un imprevisto. Prego, qualcuno legga l'imprevisto. Abbiamo anche una barese che dice che non vorrebbe essere rappresentata da te. Vabbè, immaginavo, ma questo imprevisto. No, ho visto dei sofficini. Cosa? Ti cadono dei sofficini e vai indietro di 3 caselle per recuperarli. Speriamo no. Bene. Ah, sì, beh. Das extra gusto. Vabbè, pago, ma almeno vinco un sofficino. Vinci un sofficino, ma paghi 200. Duecento sperle. Devi rilanciare di nuovo. Sì, un sofficino a piacere. Va bene qualsiasi. Comunque, se posso dire... Cioè, mangiando questo gioco è bellissimo. Sì. È cambiato totalmente la mia visione del Monopoli. Basta mangiare. Speriamo ancora doppio che finisce in prigione. Se faccio dadi doppi e il pronostico. Il soffizzino con la Luganega. 9. Bravissimo. Napoli Castello. Sono io. Porca miseria. 10 Fleuris. 10 Florianis. No, serve il resto. Non ce l'ho. Ce l'ho. Guardo solo. Ce l'ho. Ha ciulato una... Infatti devo stare attento qua perché... Nelson, tocca a te, prego. No, 10. Dove cazzo sono io? Sono ribaltato. Oppala! Ma porca vacca! Non te la pago stavolta. 100. Mi prendo un sofficino, se possibile, maggiordomo, pomodoro e mozzarella. Tocca a Nick. Allora, mi ha appena il ladro. Tieni. Oddio, scusa, mi faccio. Madonna, ti ho dato una testata. Mai fatto? Niente. Mi è appena stato detto dal maggiordomo, povero.
che c'ha il microonde. Io un mozzarella e un pomodoro mozzarella, grazie. Cioè, il microonde che è diventato una fucina nanica. Che a un certo punto ha incominciato a tirar fuori il gran fumone. Ma come? No. Abbiamo già rotto, ma l'avevo appena comprato. È il coso nuovo. E che cosa è andato prima di anni fa? Un problema. Quando metto i sopiccini a riscaldare, viene fuori una fumana che fumana. E quindi ora sta facendo solo il con Roma la friggitrice ad aia che esatto. No, cosa hai preso? Il Colosseo! No, ha comprato il Colosseo! Compra il Colosseo per kebab alle filene! Tutti i tuoi. Beh, a proposito di Roma, ho visto ieri... Sai che domenica alle 11 su Around sì, esce un vlog? Sì, esce un vlog a Roma in cui vediamo anche il Colosseo e ci chiediamo... Il resto perché? Il Colosseo ha i buchi. Cioè, nel senso, non negli archi che vedete, i buchi, cioè proprio dei buchi. È tutto bucherellato, tipo un formaggio. Per respirare, come le scale. Sì, botto di soldi. Certo, non ho comprato niente. È morato di soldi. E scoprirete anche domenica che cos'è il kebabaro di Fidele. Il kebabaro di Fidele. Tocca a te, cioè sì. Dove sono i dadi? Lì. Ok. 10. Sono a Ciubino. Quindi vai là, no? Non assomiglia minimamente a Ciub. No, per fortuna. No, dove? Bologna. Bologna, Santa Lucia. Santa Lucia, c'era qualcuno? No, giusto, San se era Luca. Qui va. San Luca. È di Fred. San Luca. Santa Lucia, questi mercatini. Devi dargli 24. 24. Frank te lo compro. No. Okay. Cosa vuol dire Frank te lo compro? Cioè, l'unico che arriva sulla proprietà e va, lo compro. Ma che altro non ho soldi, quindi ho bisogno. Ma tu hai tutte le tue proprietà sotto il piatto. Oh, io non ho più taglio piccolo, eh. Lo so, adesso le sposto. Ordine. Ordine. No. Scusate. Ah, aspetta, allora, con la potenza di Bari. No, è vero, vuoi fare delle case. No, c'ho pochi soldi. Come c'hai pochi soldi? Aspetta, quanto costa? Sei fullato duro. Compro un'altra casa, perché qua stiamo facendo... Dove? La Porto compro Vecchio su... Piazza del Ferrarese. Su Ferrarese, perché poi mi rende ottima di scelta. Più. Mi rende di più sul Ferrarese. Ci sta il Ferrarese. Il Ferrarese. Uno la metto. Comunque ragazzi, ho no, reso la impero a Beri adesso. Ma, però, no, io ho reso Bari il sacro romano impero. Vero, cioè, vero. Non si è mai visto così grande. Lanciamo. Vorrei vederci un hotel. 10. È difficilissima questa cosa. Due torri. Le due torri. Di chi sono le due torri? Di chi sono le due torri? No. È da comprare. Vuoi fregarlo a Frank. Puoi fartelo vendere a un sacco di soldi. Perché lui vuole costruire a Bologna. Hai un potere economico adesso. La banca dice di non... No. Qua conflittone gigantesco. Pazzesco. 2,60. Distrutto, cavolo. Frank, io ti ho in pugno. Cioè, l'ho in pugno. Sì, puoi chiedergli un sacco di soldi. Vuoi, Frank? Scusate un attimo, però. C'è la chat che continua a dire che sono un ladro. Perché? Perché ha rubato 100 tonni. Ma non è vero. Facciamo partire il sondaggione. Ma non è vero. Lo sapevo. Stanno scrivendo tutti. Ma non è vero. Dai, ma non si accorgono di nulla. Allora, domanda. Cesare ha rubato qualcosa? Opzioni sì, allora, o no? Se il sondaggio va a mio favore, no, me io, fa- no io farei. Cesare ha rubato 100? Sì, no, se li ha rubati dalla banca. Ma com'è la banca? Ma il problema è che tu dici li ha rubati a tonno, no? No, li ha rubati alle tasche dei baresi. È quello. Ma come ha fatto a prenderli da lì? Eh? Ma no, perché li tenevo anche qua. Ma non è vero, ma non li ho presi. Secondo me è perché hanno visto che stavo mangiando dei sofficini. Hai 10 banconote da 100 e la stanno scrivendo tutti? No, prima ha preso un sofficino, è vero. Ma stanno scrivendo tutti, perché però, ho raspato qua. Forse il sofficino. Secondo me allora, perché ho raspato qua la tua roba. No, se l'hai fatto, vabbè, me lo dirai a fine live. Però in realtà sta vincendo il no, eh. Va vincendo il no, ma vedi, guarda okay, che sicuramente okay. Visto va bene. Infatti, va bene. Pubblico. Poverino ha rage quittato, difendiamolo. Oh, ma rage quittato cosa? Comunque tocca a Cesare. Dai. No, come no? Chi ha tirato? Quindi la paura... No. Appunto. Ma tu hai un problema con l'orario e l'antiorario? Dai, io sto andando così. No, ma chi è che ha fatto adesso? Tonno. Sì. Ok. Intanto il sondaggio lasciamolo andare che poi vediamo. Okay. Sono mega curioso. 7. Parcheggio gratuito, stai fermo un turno. Giusto? Okay. Se non ricordo male. Sì, non c'è sì, stai no, ma che sei fermo un turno? No. Hai messo niente. Niente. No. Salti un turno? No. No, per me la prigione salta un turno. Sì, la prigione non esce finché non fai due dadi uguali. Ah, minchia. Ma la cosa che potevo ammettere come regola speciale del parcheggio, secondo me che sarebbe stata figa, vai a mangiare un sofficino in macchina. Cioè, tipo, mettevamo una cam sulla macchina.
Bello, bellissimo. Ma sai un'altra roba che potevamo fare? Sì. Era documentare, no. Cioè tipo finiva la live, finiva la live e tu documentavi tutta la vita del maggiordomo con una camera nella sua macchina. Stupendo. Una camera nella sua camera Nelson. Da letto. Lui andava a letto ed era tutto documentato la giorno. Fighissimo. Stupendo. Vabbè, stupendo. Tieni lì, ma è un sofficino, no, ho capito, no. Ma c'erano già uno qua. Ah minchia, ah cavolo, è così, puoi chiedere ancora un altro. Guarda, glielo chiedi live. Voglio, però. Prendere uno spinaci. Stavi per pagargli la tassa extra lusso. No. Dai, volevo dirgli, devi arrivare a 12 sofficini. Sei già stato dal via. E io te li ridò perché sono l'extra gusto. Perfetto, grazie. Manteniamo comunque il gesto. Un po' di comunque, due palle, possiamo anche chiudere il sondaggione. Direi che la giustizia finalmente ha trionfato. Giustizia 62. Quindi Cesare non ha rubato. Allora, però ha vinto, cioè, non ci sono quei 295. Vabbè, gente che mi odia e mi vuole condannare gratuitamente. Tu pensi che in quei 476 ci sia tutta gente che a cui sto simpatico? Ma no, vabbè, non è detto, però comunque è un bel distacco. Sono quasi il doppio dei voti. Adesso faccio una cosa. Volevo chiedere in regia se può, quando ha tempo, impostare nei sondaggi che gli abbonati votano doppio. Ah, figo. Ah, così, bello. Extra lusso. Ci sta così. Però, ci sta. Sì, extra lusso. Chi tocca? Ah, comunque, grazie. Ringraziamo tutti quelli che si sono abbonati e che stanno regalando abbonamenti e che sostengono questo monopolone in giro per l'Italia. Grazie. Nick? Vado io. Lancio del Nick è nel suo mondo. Sì, no, Nick è nel 4-7. Più che altro, la cosa che mi fa spaccare di Nick... No, è 4-3. Stazione Nord. Stazione Nord. È mia. Come è tua? Casa. Allora, se si possiedono due stazioni sono 50 sberloni. Allora, caro mio, cosa vuoi? Io cosa vuoi incontrare? Prima paghi. Io inizio a possedere tante cose a Roma. Tante cose vuol dire? Cioè, tu sei che vuol dire che tra un po' io arriverò ad avere anche le case. Sei l'ottavo re di Roma. Se vuoi, la prima volta che passi a Roma, con Giulio, te l'offro io. Che cosa? La vacanzina a Roma. Cose. Ma la vacanzina a Roma. Va bene, prenditi 50 bombe. Come proposta, Le vuoi anche comprargli il resto delle stazioni? Grazie. Posso comprarti una stazione? Tocca a te. No. Vuoi comprare? Oh. Dammi il resto. Ah, intanto 50. Tu mi hai dato no, hai dato 100, no, visto io. No, non ci provare, brutto schifoso. Vado, Intanto adesso vuoi ricordare i nostri amici di Instagram Dabo, che siamo qui? Tremendo. Magari vogliono venire a farsi un giro anche loro. Allora facciamo, aspetta, prima in live. Facciamo anche, apriamo anche la chat che facciamo vedere anche. Quindi chat pronti, scrivete cose belle. Venite con noi, scriviamo. Andiamo su Instagram tutti insieme. Io voglio tutta Bari. Ma cosa Bari? Faccio una storia? Sì, per dire a tutti di venire anche loro in live. Ragazzi, vi ricordiamo che siamo in live. Sto vincendo con il Monopoli di Sofficini. Sta perdendo di brutto. Ho tutta Bari. Venite, ho tutta Bari. Ho tutta. Devo mettere i tag? Sì, esatto, devi mettere tutti i tag. Che strano fare una storia mentre siamo in diretta. È una roba che in imbarazzo per la diretta. Bravo, ma in realtà lo fanno tutti gli streamer, ma non so come facciano, perché nel momento in cui tu comunque fai una storia, secondo me sei un minimo esatto. Cioè sei un po' impostato, sì, non come però sei in live, perché in live sei molto più naturale, mentre nella storia sai che hai quei tot secondi per dire quella cosa lì. È strano, è vero. A me mi faceva strano anche con Around the Valley. Cioè, Round the Valley ancora di più, non so perché. In che senso? Cioè fare le storie dentro Round the Valley. Tirare fuori la macchina di Round the Valley e filmare mentre siamo qua è vero. Stranissimo. Ma perché Round the Valley è un altro clima ancora. Ah, è vero, esatto, certo. È un'altra roba ancora. È vero. Tutto in realtà si risolverebbe se non fossimo finti. Esatto. Vero. Perfetto. Vero. È che sono impostazioni diverse. Sono impostazioni completamente diverse. Ho fatto 10 intanto. Ha fatto 10. E il cagnolino continuamente cal lì. Quindi finisci. Calacola d'uomo e lo. No. Ah, e lì si paga un botto. L'anno d'uomo. Quant'è? Ce l'ho io. Sono pochi, 50. Posso dire che però dovresti un po' abbassare gli affitti lì. Ma è perché noi abbiamo questi, vero? Allora, sì, penso di sì. Perfetto. Secondo a memoria, poi nel caso. E ti devo dare il resto però. Mm-hmm. Va bene. Ora sì, c'è anche tipo anche l'hashtag nella storia sberle, per dire. No, quello non credo. Sberle. 50 sberle. Beh, noi siamo fatti un po' di sberle da piccole taglie, degli sberlini. Boom. Ma chi è che ha più soldi? Secondo me te ne hai un botto. Io ne ho pochi. Nicolas ha un botto, Nicolas ha
3 da 500. Ma alla fine vince che ha più soldi, no? Ma tocca veramente a me. No, vince quell'unico che non va in bancarotta. Sì, tocca a te. Dopo ma dicono che mi hai rubato dei soldi. Ma avevi fatto dadi doppi? No, vez, io impazzisco. Aspetta, no, vez, no, mi hai rubato. Impazzisco, no, vez. No, no, ma... no, no, impazzisco. No, no, no. Se tu provi a fare una roba del genere, io recinquitto veramente. Non mi importa di Bari. Questa reazione è troppo. Come non ti importa? No, è troppo overrated. Lanciamo il sondaggione. Io recinquitto, io recinquitto. No, raga, non ce la posso fare. No, no, no. Quanto? Dimmi quanto. No, non lo so. Quanto mi ha rubato? Allora, non lo so. È vero che Tonno ha rubato a Cesare. Giudicate voi. Potrei recitare. Per favore, però, onesti. Perché qua ricordiamo che è possibile, non so Popolo se di Bari e gli abbonati potrebbero tutti dei soldi a caso. Doppio. No, infatti sì, la domanda la lascerei generica. Tonno ha rubato. Sì, Cesare. Poi nel caso mi dà 200 bombe. Ma neanche per soldi, quello poi bisogna capire. Beh, no, no, aspetta, domanda. Esatto, ma dicono, Cesare... dicono 200 comunque. Cesare avevi fatto. Ah, Cesare avevi fatto. Io devo ritirare. Avevi fatto il doppio. Vai. Leggere i commenti è mega intrippante perché c'è un po' di gente che dice sì, un po' di gente che dice certo, no. Sono nel loro ma lui legge solo quello che gli fa comodo a lui. Il problema è quello. Assurdo, però. Palermo Mondello e sei passato dal via. 200. Ma chi è che nessuno ha l'ultimo che rimane? Palermo Mondello, chi ce l'ha? Io Palermo Mondello e Palermo la cattedrale. Ah, nessuno, ballerò. In banca, in banca. Tocca a te, Tonno. Tengo una stazione, Tonno in banca, te lo ricordo. Ah, è vero, mi ha rubato 500. Io avevo due banconote da 500. No, Metz, tu veramente ma sei fuori. Ma no, è vero. Posso dire che è molto combattuto sta, il sondaggio. No, è estremamente ragazzi, combattuto. No, per wow, fortuna, guarda, ci sono tanti disonesti. Tanti disonesti. Guarda che sta facendo il sorpasso. Dire che ho rubato dei 500. Oh, 50-50. Ma com'è possibile che stavo facendo lo scambio con Nick? Il popolo è sacro. Cioè, uno solo scambio con il popolo è sacro. No, no, no. Il popolo sta vincendo il sì. Ha detto che Cesare ha rubato 200 euro a Tonno. No, aspetta. Sta vincendo il sì. No, io non ho rubato niente. Qualcosa, grazie, no, te lo giuro. No. Io vado a vedere i miei occhi. Ma dai, la banca che ruba, sai no, bene che io tipo imploderei. Vabbè, io me li metto nelle mutande, non me frega niente. Non puoi farlo, perché... se vuoi lo puoi farlo. Oh, se, cioè, tieni sotto il microfono. Tieni... Allora, però infatti dobbiamo stare attenti qua, iniziamo a lanciare tutti accuse. No, intanto, io metto French, lanci dadi a proposito di lanciare accuse. No, lanci dadi speciali. Io annuncio che non ho più dadi speciali sul tavolo. Dadi giganti! Dadi giganti. Sì. Perché non esiste più il jingle sì, dei dadi giganti? Ma si è scordato di averlo fatto? No, è che secondo me il maggiordomo è caduto dalle scale. Potrebbe essere il maggiordomo. È vero, ma noi non lo sappiamo. No, no, maggiordomo! No, ma neanche no, il cappello, ma gli abbiamo dato un vestito, tutto offerto. Ma scusi, no, lanciala. È tutta una forchetta. Beccato in fragranza. Beccato in fragranza. Allora, e vabbè, il tre. E poi non vediamo, non vediamo, non bisogna rilanciarlo, sei, bisogna rilanciarlo. No, no, rilanciamolo, rilanciamolo. Bisogna rilanciarlo. Sei, dice sei. Ci fidiamo. Sì, fidiamo. Allora, va bene. Per quindi 6 e 3 9. 9 per Tonno. Sì, comunque saremo onesti. Arrivi a probabilità 7 8 9. Continua a essere combattutissimo. Imprevisto. Ah, ok, continua a essere combattutissimo il sondaggio 50 e 50 al momento. Manca ancora pochi secondi per decretare se Tonno ha rubato. Noi comunque guardiamo. Tu hai mosso 7. Tu hai mosso 7. No, Vez, tu hai mosso 7. Ha detto anche lui. Io no, dopo l'ha fatto io bene. Sto impazzendo. Io sto impazzendo. Però tu hai mosso 6 e poi abbiamo fatto la tre. Su probabilità. Dov'è? Sì, ma no, tu hai mosso 7. Dove? Hai fatto 6. Lui ha detto hai mosso 7. Anche io avevo contato 7. Non ho mosso mai. Mai sei, sei, aveva fatto sei. Le tue sono reazioni strane, eh? Ma tu hai problemi strane, però, eh? Cioè, qua, lì proprio hai fatto 6 quando era 9. Non lo so, sto diventando pazzo. Prima, sto sì, diventando pazzo, diventando dove pazzo. Eri prima? Scusa, eri prima? Bologna? Faccio fatica, non dove lo so. Eri? Le due torri, le due torri. Le due torri. È vero, allora, questo... è che se mi devo preoccupare dei soldi, delle... che nessuno ruba nel portafoglio, basta, io li metto qua, non li lascio più sul tavolo. È finito il sondaggio. Ha vinto il sì, ha rubato, ha rubato Cesare. Allora, intanto chiedi scusa. No, è un sondaggio vicinissimo, non ci stava. Ho capito, però vi... Allora, è finito 50-50, sì, ma ci sono leggermente dei voti. No, ma... no. Adesso toglierei la modalità. No, ragazzi, toglierei la modalità lenta. No, no. E la gente in chat può scrivere la somma. Ma, scrivete ma no, la somma. Ma quanti soldi deve dare a Cesare? No, ma vai, questo prego, lo facciamo per. Sì, ma non prego, possiamo. Sì. Niente, sì, secondo me hai perso. Andiamo a vedere. Hai palesemente perso in questo momento. Io vorrei essere nella testa di quelli che stanno dicendo sì, ha rubato. No, raga, cioè, allora, siete veramente sparando delle cifre è assurde. È pesissimo. Si oscilla tra gli 11k razzi e
Una sberla. Andiamo avanti. Andiamo 200, avanti. 500. No, no, avanti no, niente. No, allora, aspetta, il pueblo è sacro. Io sono la banca, decido io. Allora, semplicemente sappiamo che, visto che non sappiamo la cifra, sappiamo che se Tonno arriverà prima di Cesare, quindi nella classifica finale, è perché ha rubato. Ma per... ci sta. È la cosa migliore. Va bene. Sì, dicono di dare Bari a me. Per me come no, pagare. No, io Bari non la darò mai. Sentiamo gli imprevisti. Vai, Nick. Questo è molto per te. Ok. Tutti vorrebbero essere irriverenti come te. Sei. Per strappargli un sorriso. Esatto. Offri 50 sberle a ogni giocatore. No. Sì. Faccio un check. Sì. È vero. Sì. Fammelo vedere. Facciamolo vedere anche sberle a ogni giocatore. Io leggo 20. No, ho scritto 50. No. Facciamolo anche vedere. Se riescono a leggere così, sono dei campioni incredibili. È impossibile. Ma ti fidiamo. Ma questo imprevisto ti uccide. Cioè ti sbanca. Dai. No, cos'è 200? Dicono che questa è per aver rubato. Tonno è il karma. Il karma. No, il problema è che la gente non ti conosce. Quando tu esalti una cosa, stai mentendo. Cioè? Stai presentemente mentendo a tutta la popolazione di Bari. Saranno pochi, ma saranno quelli incazzati con te. Tieni questa sberla. Tienila. Dammi la sberla. No. Tonno, dammi la mia sberla. Le hai buttati per terra? Tonno, sì. Ma scusa. Hai dato 50 sberle a ciascuno. E me le metto nel portafoglio. A chi tocca? Oh, no. Frank. Ma Nick non nasconde i suoi soldi. Ma sì, cos'è questa? Ma non vale. Tocca a te, Frank. Come no? Ma io sono quasi in bancarotta. 6 più 4, 10. Vado in prigione. No! Ah, quindi aspetta il pronostico. Frank. Tutti quelli che hanno scommesso nel pronostico. Bellissima 54, la grafica. Bellissimo. Posso dire, c'è stato 2 ore per Frank, fare in prigione. No. SV Police. Detenzione di dati senza consenso. Bellissimo. Lì è stato 2 ore per fare questa ha vinto cosa. Il pronostico. Tutta la gente che ha scommesso su non capisco. Che figata. Prossimo pronostico. Però, posso chiederti i dati come li hai presi? Cioè senza consenso. In che senso? Hacking. Però le nostre regole speciali ben scritte dice che e tutte le volte che si finirà in prigione si otterrà un sofficino ma scelto dal pubblico tramite sondaggio, perché è un cibo da carcerato, quindi Tonno nomina nomina 4-5 se ne posso, non mi ricordo mai 5 sì. Anzi, fai 4. Nomina 4 tipi di sofficini tra cui il pubblico può scegliere. Allora ti dico: pomodoro e mozzarella, spinaci, salsiccia e patate. Basta. Erano 3. Tutto. Solo 3. No, 4. No, okay. E tutto formaggi. Tutto formato. Ok, intanto lanciamo anche il nuovo pronostico. Però. Nuovo pronostico. Ricordiamo allora che potete giocare i punti canali. I punti canali sono dei punti che guadagnate in base a quanto guardate le nostre dirette. Sbaglio o sono giusto? Vabbè, è giusto. Mi stavo giusto. Nella mia mente stavo pensando, ma si potrà lanciare un pronostico e un sondaggio contemporaneamente? Sì, sai che io mi chiedo se c'è qualcuno a casa che sta tenendo il conto di quanti sofficini sto mangiando. Tu ne hai mangiato un botto. Secondo me sei a 8. Io ti dico, mi sento a metà. Allora, prossimo pronostico. Che mi manca un po' la calura. Allora, la dopo Badura. La prigione Badura. Abbiamo il prossimo che costruirà una casa. Chi mettiamo? Allora, ragioniamo un attimo. Chi ne ha due. Perché Tonno è sicuro però Tonno è sicuro che la può quando costruire quando vuole. Escluso. Io sarei curioso tra vedere tra Cesare e Nelson. Che sono 2-2, molto difficile per entrare di Roma. 2-2, quindi potevamo bene. Cesare e Nelson, dai, nuovo pronostico, il prossimo che costruirà una casa tra Cesare e Nelson. Meglio il primo. Bene, ho tirato e tocca a qualcun altro. Prego. Beh, comunque ti fanno venire una rabbia a volte. Doppione! Dove finirà? Lungomare Caracciolo. Non c'era nessuno. Non c'era ancora nessuno. È mio. Te lo compro. Pagare 12. Te lo compro. Pagare 12. Te lo compro. Ma tu paga 12, poi ci capiamo. Comunque è fortissimo. È troppo forte. Ma tu ce lo vedresti, Frank, sindaco di Bologna? Allora, o te lo compro o ti vendo quello. Gli scambi si fanno prima di tirare. Signore di un hotel. Devi tirare. Ma non vale, devi prima di tirare gli scambi. Ma no, anche adesso posso. No, ma se non vuoi, non facciamo, non è un problema. Non sono permaloso. Gli scambi si fanno prima di tirare. Ma adesso tocca di nuovo a me. Ma quello è perché hai fatto da di doppi. Però prima di iniziare, sono due fasi. Avrebbe dei soldi poi, Frank, ma non li vuole. No, io ne ho 6. Parcheggio gratuito. Parcheggio. Si sta fermi un turno. No, tocca a me. Nicolas. Vai, Nicolino. Nick.
Nicchio, se prendi un sofficino me ne dai 7. 3, 4, 7. Sono lì. La macchinina. Allora, intanto chiedo dalla regia, non chiedo alla regia, chiedo al nostro maggiordomo Frank. Se può portare un 3, e dico 3 sofficini in regia. Grazie. Giustamente. Cosa devo fare? È capitato su di te. No. Venezia, Canal Grande. Dove? Sicuri? Venezia, che Canal Grande. 26. Un palè. 26 sifoni. Fammi vedere nel mio portafoglio. Che siamo nel suo portafoglio. 26. Note. Oddio. Juvez, ti giuro, non riesco più a giocare tranquillo perché devo sempre guardare i soldi. Allora, beh, gioca distante da me, scusa. Tre. Vai via. Quelli che vuoi. Ma no, inizio ma lì sono un po' pieno ieri, ma Nick, ma... Ma scusa. Oh, e il pronostico è 50 e 50 il pronostico. Spaccatissimo. Super spaccato. Nick, dagli un santino anche. Ricordiamo che Cesare ha una fucsia e due azzurre, sì, mentre Nelson ha due rosse e una fucsia. Ma poi non sto capendo. Palermo e Napoli. Non sto capendo. Allora, perché più stanno giocando, sì, più fanno punti, sì, perché li vincono o li, sì, perdono. E più li possono scommettere, sì, sì, stanno raggiungendo dei budget assurdi. Esatto. Sì, sì. Pazzesco, bellissimo. Infatti, dovremmo stare attenti qui perché settimana prossima, che magari mettiamo qualcosa da ottenere con punti canale, ci vuole una cifra assurda. Sì, ma però secondo me anche un premio assurdo, tipo riscatto in uno studio. Uno degli studi, uno degli studi, uno tra bello, i due. Bello. No? E c'è un tour, tipo signor Davide, di Willy Wonka. È stato un bel soggiorno. Ma li potrei dare stronzo, te li hai dati così. Te li hai contati più di così. Cioè, gli hai dato tutti i ramini. Gli hai dato tutti i ramini. Stronzo. Gli hai dato tutti. Chi tocca a me? 26 e dopo Nick c'è. Cioè, Cesare. Frank, io ti voglio comprare quello viola. Quello viola vale 160. Bastardo. Però. Ma ce l'hai anche tu. Allora. Ti faccio il prezzo con tre case, 500. È onesto. Beh, sì, no, ci sta. Andato. Ah, guarda, lui onesto. È sbancato di soldi. Ho bisogno di soldi. No, io è veramente sbancato. Lui è pieno, è vero. Cavolo. Io sono pieno di soldi. Ma lo fa per vincere il pronostico. Ma se possono fare le società? No. Ah, cosa vuoi? Voglio fare questo. Lancio, cioè, sì. Secondo te io voglio aprire una società con te? Il bello che io l'ho detto guardando Frank. Però, va vado, bene. Scusa. Guarda che dopo questo... Oddio. Doppio tiro. 10. No, ma non per me, per la regia. Le posate no, a loro non servono per mangiare con le mani. Fontana di Trevi e poi puoi anche rilanciare. Ce l'hai tu Fontana di Trevi? No, è ancora in compro. No, è mio, è mio. Arrivo. È suo. Mi devi dare 16 bombe. Non è vero. Guarda. No, non è vero che hai Fontana di Trevi. Sì, ha Fontana di Trevi. Non è vero, sei fuori imperiali. Aia, io ha preso adesso... dalla banca. Sì. Però ha toccato la banca. No! Aia, vai. In prigione, in prigione. D'accordo. Buttala in prigione. No, se tu fossi al supermercato, ok? La cassiera ti sta per dare il resto, tu glielo prendi dalla cassa. Buttala in prigione. Ma non ho preso i soldi, ho preso il... In prigione, Ma non ho preso i soldi. Come se tu prendessi i bollini. In prigione, Nelson, sì o no? Farai il sondaggio. Ma sta succedendo veramente. Sondaggione. No, ragazzi, sondaggione. Per favore. Sondaggio. No, ho preso sulla Fontana lanciamo di Trevi. Lanciamo il sondaggio. Volevo aiutare la chat che non stava capendo. Allora, per chi si arrampica sulle spalle. Aspetta, esatto. A parte no, che ascoltami no, un attimo. Allora, prima lanciamo il sondaggio, poi ognuno dalla sua versione. Io l'ho fatto per te perché prima lui ti stava dicendo che ce l'aveva lui. Io l'ho preso e ti ho fatto vedere che era ancora in banca. Sì, ma la banca è sacra, non si tocca in ogni caso. Vero. Quindi, sondaggio. Sono d'accordo, cioè la banca non può essere certo, toccata. Non puoi entrare in banca con una pistola in mano, esatto. Tu hai fatto questo. Ti paragoni. Scusate, devo far vedere quanti soldi ho a mia nonna. Allora, diciamo che tu sei andato in banca senza passamontagna. Sì, ma ditegli cosa scrivere nel sondaggio. Se vado in prigione o no. Sei entrato in banca con un Kalashnikov, un mitragliatore a canne rotanti, ma senza passamontagna. È entrato nel cavò senza autorizzazione. Nelson, deve andare in prigione, nudo sì o no? E con un mitragliatore a canne rotanti e una spada laser. Allora, che ci sono già io. E un lanciafiamme. E un lanciafiamme. Nelson ha toccato la banca. Lo sbattiamo in prigione, sì o sì. No? Sì. Sì o sì. Allora, adesso che... Nelson, se vuoi puoi difenderti. Vuoi è che a me farmi qualcosa. Spaccare comunque pensarti di vederti così, normale, senza nulla, dentro un cavo di una banca. Scusate, datemi 500 euro, per favore. Ecco, esatto. Comunque, no, in banca con i santi con la carta del Monopoli. Guarda il sondaggio. Sappiamo che gli abbonati votano doppio. Gli abbonati valgono doppio. Sia al gabbio o no, è un bravo. Però gabbio, dicendo no, ragazzo, ma grazie. Ma simpatici, ma sbattete molti amici. Simpatici, pezzi di fango. Dai, di voi. Vedremo perché si recupera. Ma vuoi difenderti in qualche modo? Nelson, sei già l'ho posto. Fatto per la gente, per il popolo, tipo Robin Hood. Sì. Vabbè. Sì. Quindi, dicevamo, per farsi informazioni.
pedali. Lo vuoi comprare? Certo che lo voglio comprare. Come lo valgono? Comunque ti ricordo che noi siamo in ottimi rapporti. Possono votare con i punti canale e con i bits. Ma io voglio che valgano doppio i punti degli abbonati. Non si può fare. La forma io sono. Non lo può fare. Peccato, non lo può fare. Vabbè. Peccato. Peccato. Allora, voglio comprare. Voglio comprare Roma. Fontana di Trevi. Ma lui l'imperatore di Roma. Ma lui c'ha solo due pezzi di Roma. Ci accorderemo. Ma chi è che è finito su Roma Fontana di Trevi? Io. Quanto costa? Costa 180. Vabbè. Allora. Noi siamo in ottimi rapporti, ti ricordo. Ma zero. No, 5, 6, 7. Ti ho dato quello amici, che volevi. Non ha mai amici, Cesare. E te l'ho fatto pagare un prezzo onesto. Pubblica a casa, siete ancora in tempo per far vincere il sì nel sondaggio. No. D'accordo, sondaggio attivo. Cosa mi hai preso? Ma sto guardando. Cosa mi hai preso? No, se, come faccio? Qualcosa. Come faccio che non ho un movimento di braccio? Ma chi tocca? Ma quanti di nuovo, sono? Altro tiro. Vero. Uno, due. Chi è che ha la stazione est? 8. Non capisco. Io no, sono nessuno ha la stazione est. Firenze, gli Uffizi. Uffizi è della banca. Compro. Cesare, dai, per favore. 240. È il mio terzo. Compro. 240. Ma io, ragazzi. Sì, ma dopo ce li mettiamo d'accordo. Ah, beh, easy. Okay. No, vecchio, io ti spenno, Nick. Io ti spenno. Quanto? Comunque, galleria 240. Degli Uffizi, tipica gita che fai sempre. Secondo me, non ci sono stato. Non ci sei mai stato. Ma perché bello. Tu facevi l'artista? Sì, io facevo l'artista. Quello. Raga, sono diventato. Cioè, un magnate. Sono un magnate. Sì, vabbè, raga, avete. Cioè, a tutto. Vuoi far scambio? Non si può. Più che altro, lui è. Lui è fortissimo perché ha praticamente tutto. Nessuno che lo può minacciare, ma può minacciare voi due peso. Tranquillamente. Io posso minacciare. Nelson. No, è vero, Nelson sì. Nelson ha potere contatturare il tempo. Intanto andiamo a chiudere il sondaggione, se no la tiriamo troppo avanti. Nelson non andrà in prigione. Non vado in prigione! Ha vinto il 57%. Peccato. Niente. Sì, Nelson. Avrà vinto la verità? No, la giustizia, spoiler, chi lo sa. Chi lo sì, sa. Comunque ho visto la tua accusa era appropriazione di auto. La tua accusa, perché ne ha preparate tante. Possiamo rivedere l'accusa con cui sarebbe finito dietro le sbarre? No, si può tra un po'. Okay. Okay. Concessione di auto per. Ah, è vero! È quando vero. Prestai la macchina a Sergio. Ricordiamo okay, che Nelson prestò la sua macchina a un ragazzo che andò a salutiamo pazzesco. Sergio, che ora si è rifatto una vita. A chi tocca? A me. Ok, vai. Cioè, vuoi una mano? Cos'era questo verso? È lui che. Ok. Allora, aspetta, prima gli scambi. C'è. Ma tu non hai niente. Tu puoi costruire le case. Devi sì, adesso, è vero, è vero. Ma metti le carte qua, per favore, come tutti. Metti esatto. Non le ti vediamo. Carte anche Nick, metti i soldi in bella vista. Dai, metti i soldi in bella vista. Vabbè, ma dobbiamo vedere quanto truffarti. No, te sei tranquillo con Nelson. Poi c'è una sentenza di meno che Cesare non abbia una pinza. Vai una mano. Scusa, l'ho incastrato sotto il microfono. Beh, ma tu sei un bel magnate. Guardiamo, tonno possiede Bologna, le due torri giallo. I due marroni di Bari, stazione ovest, stazione nord. Se io costruisco e mi tassano, in qualche maniera sono fottuto. Perché quanto costa? Hai di denari? Una casa 50. Quindi tonno, vuoi costruire delle costruisco case? Costruisco una casa. Sicuro? Sì. Se vuoi te ne do due, già che ci siamo. Ah, è offerta? No, mi hai dato 100. No, una sola, grazie. Costruisco su quell'altro. Per forza, su il... Ops, sul vecchio, Porto Vecchio. Non ci sono mai stato, ma ci andrò. È figo. E tiro. Vai. Cinco. Cincolo. Cinco della magnana. Cinco del maio. E dammi 200 scarpa. Bombe. 200. Cinque. Torna a casa sua. Torni a Berry. Agitare la Berry e via. Qua, secondo me, è carta tipo i cittadini, essendo tu un grande proprietario. Ti danno dei soldi. Vabbè, andiamo avanti. I sofficini. Andiamo avanti. Sì, sono maggiormente rilassati. Non uscire di prigione. Esatto. Sei una casa un sofficino, sì. Caspita. Entro da un mio amico. No, no. Cavolo, era molto figo. No, ma noi ci siamo dimenticati una roba più fondamentale del mondo. Cosa? No, tu hai Bari? Ah, qui c'è una scatola di formaggi. Ah, è vero. Sì! Officini a formaggi e mozzarella. Bari mia! Quindi per favore, maggiordomo 4. No. Adesso parliamo di 4. È una scatola chiusa. Intera. Sì, ma non chiusa, no, nel senso ha vinto la scatola dove dentro ci sono 4 sofficini. Te ne chiedo 2 intanto. Sofficini. Va bene, te ne chiedo 2 e poi 2 altri. Però dico se arriviamo anche con la scatola. Esatto. L'avevamo pensato, ma poi abbiamo pensato che le dovremmo spostare da lì e ci dispiace perché Nelson si è prodigato molto. Maggiordomo 2 e mi collegate col maggiordomo per vedere se è attivo. Vediamo cosa sta facendo il maggiordomo. Ma che sta facendo i cavoli suoi? No. Era attento. Due sofficini alle formaggi, grazie maggiordomo. È vero, ma lo
Chissà cosa. Ma Giordano, lo sai che hai un divano dove star seduto? È vero, quando vuoi aspettare, puoi stare lui, sul divano. Come diceva, non è una fucina. Lui produce continuamente. Lui produce è vero, è vero. Ok, a questo punto tonno. No, volevo semplicemente fare una constatazione. Proprio perderò, per ma devo dire che Bari mi ha dato un calore unico. E sono curiosissimo di visitarlo. Ringraziamo, i, baresi. Scherzi, ringraziamo tua... i baresi. Ringraziamo i baresi. Grazie. È la tua sicurezza. Frank, prova a uscire di prigione. 5. Ma quali sono le regole? O doppio? Allora, o faccio turni. Doppio, oppure dopo tre turni pagando posso uscire. Oppure no. Esiste una carta, non sa dove, che mi permette di uscire di grado. Provi a avere la prima. 8. 8. Dove sei? Sei parcheggio gratuito? Sì. 6, 7, 8. Sì, vado a casa mia. Vai a casa cage. Tua. Vai Nick a cage. Allora. Nicola. Ah, Nicola. Potevamo fare lo scambio, vabbè. Ormai. Nelson, mi dai questo? Me l'hai già chiesto. A me, per me non ha senso. Cos'è questo, ma Nelson? Io dopo lo rivendo a lui. Scusa, Nick. Ma io ho bisogno di rosso. Ma scusa, Nick. Ma che spiega anche per chi ci segue da casa. Io vorrei comprare Napoli per la pubblicità da Nelson per rivenderlo a Cesare a un prezzo bassissimo. Come? Bassissimo. Sì. Solo per avere Roma. Allora. Sì, ma tu hai saltato un passaggio fondamentale. Ma saranno i rossi. Cioè che tu stai. Esatto. Io ho bisogno di qualcosa da darti. Perché io posso darti. Vuoi soldi? No. Vuoi dei soldi per Roma? No, aspetta. Nelson, non darglielo. Nick. No, va bene. Allora, però Nick. Al di là di Nelson. Sì. Io voglio solo Roma. Al di là di Nelson, è quello che allora, ti deve dare quello. Quanto vuoi? Tu buono. Quanto vuoi per Roma? Io? 1000. Va bene. Cos'è stato fatto? Pensavo prendessi i suoi soldi personali. 1000 euro gli dava. Per Roma. Fuori un per quella Roma lì. È l'unica che ha. Specifichiamo Roma. E cos'è che hai tu? Fontana di Trevi. Per Roma, Fontana di Trevi, 1000. Voglio 1000. Ok. Vai. Ma perché stai facendo? Ok. Comunque, scusate se lo cito, perché mi viene in mente tutte le volte che diciamo Roma. No, non volevo che mi truffassi. Le puntate di Zero Calcare. Lo sapevi che domenica alle 11 su Around the Valley esce un vlog. Però ho visto la nuova serie di Zero Calcare, mi sta piacendo io ancora un botto. No, allora, episodi cortissimi, sembra una stand-up fatta a fumetto, cioè a cartone animato, scusami. Ok. E animazioni veramente curate, e le gag sono semplici, ma ce ne sono alcuni che mi hanno fatto spaccare da ridere. Tocca a te. Figo. No, aspetta, non ho ancora tirato. Che finisse perché... Fermi, non ho ancora tirato. Ah, è vero. Sì, no, è vero. Ho solo fatto uno scambio. Vero. Posso iniziare a costruire? Li hai tutti e tre? Sì. Sì, allora sì. Costruisci come un pazzo. Wow. Allora, ti propongo un accordo. Quale? La prossima volta... Ah, lui è una scatola. Aspetta, la prossima volta... Ah, lui, esatto. Ah, una scatola di sofficini per Nick. Scatola di sofficini Roma. Aspetta, Roma abbiamo prosciutto cotto e mozzarella. Wow. Prosciutto cotto e mozzarella. Quelli mi sono scordato che erano buonissimi. Oh no, sono arrivati i tuoi primi due. Grazie, grazie mille. Volevo dire un'altra cosa. Maggiordomo, avrei un favore. Mi potrebbe cambiare la forchetta? Dai. Perché? No, a un certo punto. No, io odio che si fa cambiare. È caduta molto esattamente. Tony, nel dubbio, gli aveva passata con la scarpa. Sì. Cioè, era proprio dalla parte della forchetta, l'ha messo sopra la suola e l'ha spostata. Quanti ne fare, vuoi, Nicolas? Tutti e quattro? No, io ripartirei con uno. Uno? Partirei con calma. Allora, Maggiordomo, un sofficino al prosciutto cotto per Nicolas. Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Dicevamo, io prenderei tre case. Anzi, prenderei. Quanto costa? Sei case. 100. 100. L'una? Sì. E ne prendi sei? Sì. 600 l'una e ne prendi sei? No, ma non ce li hai. Cambiate idea. Ma scusa. Ma può pensavo cambiare di avere idea. Molti più soldi. Grazie, ma giuro. Pensavo di avere. Infatti, gli ho dato un botto di soldi. Tre. Vabbè, e ne faccio tre di case, va bene. Vuoi tre case? No, non me le posso permettere. Ma come no? Tre sì. 300, Nick. Chiunque fosse ancorato alle vecchie regole di Monopoli, sono cambiate. Dicono una casa per volta, no? Fammi pensare. Sto per passare dal via. Magari c'era una casa non è vero. Va bene, faccio tre case. No, l'abbiamo detto prima. Ma lo so perché ci ha giocato tante volte al Monopoly, quello videogioco. Sì. Che è il modo più semplice per imparare le regole. Ma a fine live, tre case, per favore. A fine live posso capire dalle statistiche di Twitch quanti baresi si sono abbonati? Non credo si possa. Non è così dettagliato. Ah, peccato. Sarebbe stato molto bello. Puoi vedere però da che città ti guardano. Figo. Bene. E tiro i dadini. Ti immagini tipo bar in festa, tipo come ai mondiali lì, che stanno guardando tutti la live col mega schermone in piatto. Sarebbe figo. Bello. Nel riguardo da qui. Hai dato 200? Nel riguardo da qui magari via. Qualcuno... No. Questo era il resto. Era il resto. 9. Ho fatto 9, quindi passerei anche dal via. Infatti io spero un botto che in un riguardo da qui ci sia, non so, una piazza intera, tutti a vedere. Mica Berry! Mica Berry! Intanto 200 il via. Benvenuto a Berry, diglielo, dai. Però stavo dicendo prima.
Abberi. Non mi fido, ogni volta grazie. Devo su controllare. Ah, aspetta, qua. Guarda. Esatto. Era bellissimo, guarda. Beri, sei, dove sei finito? Tu sei finito a, Ponte, a Porto Vecchio, scusami. Sì. Porto Vecchio con tre case, sono 90, mm-hmm. 90 sberle, ma maggiordomo offriamogli un sofficino di quelli che ho ancora perché abbiamo questa ospitalità da noi. Il benvenuto grazie. Del sud. Sì, il benvenuto del sud ci piace. Va bene, sì. Ancora... O cibo o mare o core. Un sofficino per il nostro grazie. Pagante Nicola, sei anche 90 ma lui bombe, deve mangiare tutto. Ah, devo anche pagare, certo. Però aspetta, siamo entrambi in una situazione con case... Siamo entrambi si io a Roma, tantissimo. Tu a Bari. Prossima volta che passi da Roma. Non ti si può fare questa cosa. Dagli 90 bombe. Ma no, non è malvagia come cosa. Non è malvagia come cosa. Tu sei in crisi di denari e lui non ti fa pagare i soggiorni a Roma. Grazie. Roma è bella, ragazzi. Roma è bella. Vabbè, a posto così. Dicono che Nick ha truffato. Cosa ha fatto Nick? No. Cosa? Vabbè, trasciamo. Volevo ricordare, se qualcuno volesse mandare dei vocali sul gruppo Telegram degli abbonati raccontando un po' come si sta vivendo questa partita, quali emozioni sta provando in raccontare questa competizione, chi bara, noi magari. Li ascoltiamo volentieri, mi raccomando. Wow, grazie. Da tutti i miei cittadini! Se c'è qualcuno di Bari all'ascolto no, che vuole sostenere Tonno, lo può fare. Grazie. Vado? Tocca a te. Allora, no, io ti voglio comprare. Sì. Farei uno scambio Firenze Galleria degli Uffizi con Napoli, non so cosa sia. Però mi devi dare anche qualcosina. Quindi il viol. Come no? Perché? Perché è una situazione che ci blocca, però a te sblocca una situazione che è molto più redditizia rispetto anche alla mia. Anche a te? No. Cioè, tu guarda dove sta Firenze. Rende sì, molto però di più. Però sblocca la situazione a prescindere. Cioè, è una situazione che sì, per il bil denaro è un pochino diversa, ma decore è uguale. In che senso? Anzi, hai molte più città tu. Vabbè, ma tu però non puoi costruire, io non posso costruire senza quella roba. Io lì. Se vuoi ti do 5, questa è una classica situazione di quanto spavolo. Vuoi, non ho niente. Vorrei 200. No. Guarda, niente. Però non puoi costruire neanche tu. Lì si sono vabbè, però cioè, io, uno dipende dall'altro, sì, dipende da un botto. Complessissimo. Dipende da un botto. Però lui dipende dai, esclusivamente da me. Ma 50 è pochissimo però. 60. 100 no. Ma secondo 150. Me dovresti fare dovresti ma mi hai chiesto 100 un attimo fa. Ma ti ho chiesto 200 io. Ti do 100. 150. Come 100? Dovresti fare semplicemente 100. No, dai, 150. 100. Ma guarda quanto ti rende molto di più, eh. 100 non posso quanto darlo. Ti allora, a te ti rende al massimo con l'albergo 1100, a me 750. Attaccarsi a 50 sberle, sì. Secondo me è proprio. Ma poi qua si fanno i conti in tasca. Già 200 quindi. Per me era pochissimo, eh. Io ti dico avrei fatto carta 150. Per carta per quanto importante. 150 andata. Cioè, ci perdo un botto, però vabbè. Cioè, alla fine tu. Ma però vedi, qua ci sono proprio delle amicizie. Sì, in sì, corso, qua è cioè, palese che tutto... per ma è l'unica perdere... cosa che posso costruire, capito? Eh sì. Per non perdere il rispetto da parte. Ecco cos'è. lo so. Per poter giocare con lui all'Xbox. Sì. Esatto. Esatto. Cioè, considera che lui si sta giocando anche tutte le partite con noi all'Xbox. Quindi vero, per sì, lui è pesissimo. Io costruisco a sto punto a Napoli. Prego. E finisce il sondaggione. Il pronostico. Ah, bravo. È vero, Nick. Cavolo. Ha vinto Cesare. Ha vinto cavolo, Cesare. Nelson. Hai fatto perdere non, tutti con sta mossa. Non l'avevo visto. Esatto, scusate. Qua, ricordate. Tutti a dire nei commenti. Tipo, Cesare fa Nelson vincere in prigione. Il pronostico. Infatti, guarda che tutti erano lì che dicevano: Cesi costruisci, Cesare fa una carta. Esattamente. Io allora, ma quanto posso fare di case? Quante ne vuoi? C'è anche già l'albergo? Guarda quanto costa. 7,50. L'albergo, però devi costruire le quattro case, quindi tu devi pagare quattro case e poi per l'albergo. Tre. Esatto. Sì, non ce li hai mai nella vita. E costruire quattro case su tutti. Su tutti e poi puoi fare un albergo in una. Ok, quindi a me costano 100 le case. Ok. Quindi ti costruisco. Se io ti do 5, ti do 600. Ti do 6 case. Mi dai 6 case. E comunque, metti 2-2-2. Sto realizzando esatto. Che questo allora, gioco non finirà mai. No. Scusate se interrompo. Guarda che è un gioco esponenziale. Ah, ok, va bene. Datemi un attimo la camera sul maggiordomo. Frank, dammene una in più. Ok, io sono andato al maggiordomo per soffiarmi il naso. Non è che volevo interagire con lui. Lui mi ha guardato con uno sguardo da gattino dolce. Mi fa... Altre possiamo case. Spostare la nostra telecamera dall'altra parte? Case. Non c'è niente. Sì, ok. No, non si può fare. Il maggiordomo mi fa... Mi sta pisciando addosso. Adesso non è che sei obbligato. Sei veramente il nostro maggiordomo. Vai. Maggiordomo può andare in bagno. Può andare in bagno, può andare in bagno. Anche io ci vado, tra l'altro. Perfetto, perfetto. Ottimo. Invece la cosa bella della nostra regia. Ne ha prese 2-2-2. No, ho pagato 3 in più. E in regia entra tutti e tre. Ma loro come fanno a tenere? No, ma loro non fanno mai la pipì. Perché non bevono. No, ma è assurdo, veramente. Cioè, tipo Eddie, una volta ho fatto la giornata intera con lui qua. Non è mai andato in bagno. Mai andato in bagno. Mai. Ma eravamo anche stati al sushi. Mai. Faceva anche molto ridere. Se a un certo punto, tipo, inquadravamo sulla regia e c'era il maggiordomo in un angolo che pisciava. E il mio dubbio è che lì hanno una finestra. E poi c'è la grata che li porta sul tetto. Quindi
non vorrei. Certo, magari andando là non c'è più nessuno. Allora, raga, io non vorrei dire. Ma se voi capitate sulle mie Napoli, mi pagate 500 bombe. No, io vado a casa. Io ho perso. Sembrava su Napoli. Ma quante case hai preso? Raga, io mi stanco. Cazzo hai fatto? Come hai fatto? Il mio impero economico. È così, Nick, che il gioco si tocca a te. No, Cesare deve ancora tirare. Allora, io devo tirare, poi devo andare in bagno. Penso che comunque paurissima. L'impero economico di Cesare sia anche dovuto alle truffe 11. Che mi ha fatto dei soldi dalle mie banche. Sono qui. Tu comunque da quando hai capito aspettate. Che stai vincendo 60%? Stazione Est? Chi è Stazione Est? No. È della... Non ce l'ha nessuno. È l'unica che non c'è. Non ce l'ha nessuno. No, e costa 200. È finito. E tra l'altro dobbiamo lanciare il prossimo pronostico. Lanciamo il prossimo pronostico intanto di bancarotta. Che è la domanda qua è chi costruirà per primo un albergo? Io metterei Cesare Tonno. Okay. Sì, se sono oggettivamente... Io potrei andare in bancarotta, ma potrei andarmene da eroe, lasciando una città ai cittadini. Per... Allora, intanto vado in bagno e mi prendo i soldi con ragazzi... me. Guarda qui, mi prendi i soldi con me. Ah, addirittura. Io vi posso dire una roba, Baresi. Forse non saremo sulla punta dell'Italia. No, ma, perché sono... No, esatto. Ma tacco. Ma vivremo un sogno. Vivremo un sogno. Il primo albergo a Beri. Scommettete. Lancia i dadi, va. Allora. Esissimo. Ma fallo ora. Allora, io ti vorrei scambiare Napoli-Castelnuovo per tutto a Beri. Ok, vabbè, sentiamo. Mi sa che accettate. Sì. Vabbè, sto guardando. Tu stazione sud. Ma così tradisci i tuoi cittadini, scusa. Sì, ma sto scherzando, è una gag. Tonno, parliamone. Allora, io ho la stazione sud che a te fa gola. No. Tu hai un giallo. A me farebbe molto comodo perché è Bologna. Scambio per scambio. Però vorrei, solito discorso. Per te è il giallo perfetto. Sì, però... Solito discorso, tu con 3 stazioni fai 100, costi 100. Sì. Dammi anche 100, che io così almeno ho il primo giro gratis. Allora, aspetta. Tu mi dai un giallo e 100. È tanto? No, cioè, giallo e 100 lo puoi tranquillamente permettere. E tu hai 3 stazioni, roba, è 3 stazioni. Vuol dire che ogni volta che uno va su una di queste 3 stazioni, tu fai 100. In più hai, come dire, la possibilità, convincendo Cesare, di arrivare a 4 stazioni. Guarda che è roba, è la tua svolta. Il problema svolta. È che è tutto nelle mani di Cesare. E poi conta che io ho pochi soldi, quindi non posso neanche costruire, quindi... Ma l'albergo allora. Io lo posso fare solo quando ho 5 case. Devi costruire 4 case in ogni posto e poi puoi mettere un albergo. Tonno, Frank al momento è fregato, è l'unico che non può costruire cose e non potrà costruire cose se tu non gli dai. Quindi siccome, che no, lo so. Siccome Tonno è bravo e non blocca il gioco... È che io sto pensando soltanto al sogno. Sì, pensa al sogno. Cioè, sto cercando di capire se posso. Va bene, ma ribaltagliela. Cioè, lui ha bisogno di te, non tu hai bisogno di lui. Tu hai bisogno di ma me. Nick, ma ti fai cazzi tu? Tu hai bisogno. Ma no, secondo me Nick, dovrebbe darti i soldi, Frank. No, ti spiego una cosa, Frank. Proprio per il tuo impero. Se io ti do 100, purtroppo. Sì. Non riesco a costruire un sogno di Bari. Cioè, per i calcoli che mi sono fatto. Capisci che Frank ti deve pagare. Io, se voglio poter costruire, quindi rimanere in gioco, ho bisogno di soldi. Io ti dico, guarda, allora, e avere 3 stazioni è un'assicurazione sulla vita. Come dice Nick, tu mi dovresti pagare perché comunque tu ottieni tutto un territorio, io ottengo solo 3 stazioni. Tu tornai solo pari. Quello che ti propongo è carta per carta. Fatti dare anche un blu. No, senza blu. No, io ho bisogno di... Chi ha le stazioni può viaggiare da una stazione all'altra? No. Che cazzo dici? Sì, sicuramente. E allora io volevo la possibilità di avere il primo giro gratis a 100. Facciamo... Dai. Possiamo fare così. Non sono... Guarda. Sulla parola. Cosa sulla parola? Carta per carta, ma la prima volta non pago. Sì, la prima volta non paghi, va bene. Aspetta, ci sta carta per carta, ma la prima volta non paghi. Aspetta che chiediamo la consulenza alla banca. Prendi è vero, banca andata, dice che dai, si può va fare. Va bene, va bene. Perfetto. Conflitto di interessi, quindi, pazzesco. Grazie. E così anche... E ho tutta Bologna, quindi, signor maggiordomo, avendo io... Aspetta, io ho tutta Bologna. Cosa prendi? Bologna, salsicce e patate. Però aspetta, perché anch'io ho tutta Napoli e non ho reclamato. E perché anch'io non hai reclamato? Io sono pieno. Parlo al vostro turno. Io e maggiordomo, salsicce e patate. Io invece che cos'ho? Tu cos'hai? Napoli? Napoli. Pomodoro e mozzarella. Nelson? Firenze e funghi. Firenze, no, buono, facciamo bravo, scambio. Firenze e funghi. Ok, perfetto. Ne prendo, facciamo uno e uno intanto. Uno e uno. Un funghi e un pomodoro. Un fungo e un pomodoro. Allora, quindi le ordinazioni sono un fungo, un pomodoro per loro e io salsicce e patate, grazie. Va bene due se si può. Io un fungo di Nelson. Ha preso appunto. No, non posso. Ma su vuoi sì, dai. Un fungo per la nostra amicizia secolare. Che non c'è stato uno scambio. Ricapitoliamo, servono due funghi, un pomodoro e mozzarella e 2 salsicce e patate. Tocca a me. Tocca. 6. Ah, io ci sono in tasca. Sono il calzino. È un calzino.
Imprevisti. Ma aspetta, volevo chiedermi una cosa. Gli imprevisti sono tutti negativi? No, 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 è un imprevisto, una cosa. Imprevisto. Avanza fino a Napoli, piazza Plebiscito. Oddio, no! Oddio. Se passi dal via, vieni, welcome to Napoli, welcome to ricevi Napoli. Ricevi 200 soldi. Ma non è il suo caso. Perché welcome, non passi dal via. Welcome, non è la scarpa, my friend. Lui è la scarpa. Deve andare a Napoli. Mettimi una bella voce, allora, una bella voce da Napoli. Di Napoli. Una bella voce da Napoli. Una bella voce da Napoli. Esatto, questo. No. Allora, dalla piazza napoletano. Oh, scusi, ma Benvenuta a Napoli. Allora, Ciccio Bello, tu sei venuto dove? In Galotto? Perché hai due voci contemporanee? Senti? Sì. Piazza comunque, del Plebiscito. Mi dissocio bruttissima rappresentazione di Napoli, eh. Sì, napoletani, no. Gente onestissima, quindi... Perché, scusa? No, non capivo, mi sembra che mi stessi chiedendo... Ti sta accogliendo, bravo. Ti sta accogliendo e ti sta esplicando il tuo pernottamento. A Piazza Plebiscito abbiamo investito tanti soldi quest'anno, quindi abbiamo tre case. Ovvero, sai quando soggiorni da noi? Sai quando stai una settimana? Sai quando paghi? 450 sberloni! Pen! Allora, Tonno, in questi casi ci si rivolge alla banca, che è tua amica. Fai vedere quanti soldi hai. Facciamo vedere. Ah, 320 e aspetta 23. 323. Oh. Manca un po'. Ma fammi la voce da banca amica. La banca è tua amica. La banca ti vuole bene. Perfetto, grazie. Esatto. Quindi raccontaci il tuo problema e noi te lo risolveremo. Il mio problema è che io stavo costruendo un sogno a Bari. Allora, vorrei vedere la busta paga. Non ce l'ho. Quindi qual è il suo sogno? Il mio sogno era costruire un sogno a Bari che purtroppo ora deluderà tantissimo. Posso dire una roba? Prego. Io mi accontento, se vuoi. Non funziona così. No, posso farlo di 100, ma mi dai una stazione. Veramente? Ma non si può. Certo, ma come no? La regola no. Certo. Che stazione vuoi? Palette. Semplice scambio. Ma a inizio tour? Sono dissanguato. Alla fine Nelson è come se lui stesse dicendo pagami tot e lui paga tutto. Ma a inizio tour lui ha già lanciato. No, ma io questo è il pagamento per il soggiorno. Non si potrebbe. Non si potrebbe. Però ci sta. Regola speciale, concordo. Quale vuoi? Amici, allora, quale voglio? Non valgono tutte uguali? È che se non iniziamo a ipotecare qua non finisce più la partita. Ma guarda, io credo che al prossimo turno sia finita per me. Voglio stazione... Voglio due stazioni. Sì, vabbè, ma... Voglio due stazioni. Ma è quello grazie giusto. Mille. E non due stazioni non mi fai pagare niente. Hai messo in dubbio il maggiordomo? Ok. Non ti faccio pagare niente. Non ti faccio pagare niente, ma voglio due stazioni. Popolo di Bari è finita. Quale mi dai? Tutte e due. Adesso no, non voglio quella... Ah no, ce l'ho io. Ok, vabbè, dammi quello che ti pare. È successo due stazioni. Dammi, guarda, fai così. Queste due. Ok, a posto. Oh, vabbè. Oh, stai gratis a Napoli, ma... Soggiorno a Napoli è gratis. No, strabello, gente simpaticissima. Bene. Si è arrivata a Corsi. Ma poi è figo, ho la mia cittadina col trenino. Ma non ho tre case in più, non ho barato, le ho comprate quelle case. Le comprate. Ricordiamo c'è un pronostico in corso che dice il primo a costruire un albergo tra Cesare. E mi sa che sarà Cesare. No, abbiamo sbagliato. Dopo io ho quello pomodoro con 4-4. Questo va dato a Nelson. Esci. Ho quello ai funghi. Ah, ero in prigione ancora. Sì, porca miseria. Ok. Con l'accusa. Ok, 8. Vai. Transito. Dove vai? Qui? No, qua. Roma cosa sei? Però va bene. Ok. No, va bene. Ok. Ah, perché devi uscire prima. Uno. No, funziona così. Che il numero vai. Non è uno. No. Ok. Buongiorno, benvenuto a Roma. Grazie. Mi deve 70 sberle. Onesto, Ci dai. Onesto. Onesto. Beh. A me era, ma anche tu sei messo malissimo. Grazie. Porca vacca. Io la vedo malissimo. Mi sa che gli hacks che ti ha passato tuo fratello non hanno funzionato. Malissimo. Molto bene. Posso dire che mi sono fermato al primo articolo. Io più che altro, però, tra una cosa e l'altra, penso di aver sorpassato i 10 sofficini. No, secondo me no. Alla fine. No, io, qualcuno sta contando i miei. Alla fine della live, vi diremo sul nostro canale Telegram, così ogni tanto lo sfruttiamo. Quanto mi hai dato? 30. Vi diremo quanti sofficini sono rimasti. Sono rimasti, partiti figo, da un monte di 160. E vediamo quanti ne abbiamo mangiati. Vediamo, consideriamo però anche il fatto Reddy che alla fine vero, potrebbe... Vero, vero. No, comunque una cosa che sto notando, scusate se interrompo un attimo, è che
ho capito che questi poggioli su cui siamo seduti non sono fatti per la bella, no, bella, no, io sono per dire il contrario, no, sto morendo, sto morendo, mi direi le cuffie, mi stanno ammazzando le orecchie, mettimi un puntello sotto, sto meglio, io vorrei, diciamo, stare in piedi, ammetto, sì, forse in questo momento vorrei essere in piedi, il problema è che ho provato ma in piedi esco dalla camera e vabbè. Ah, e volevo, regia, mi raccomando, se volete dei sofficini ditecelo in qualche modo, fatecelo capire. Non voglio i sofficini. Non li voglio. Va bene, sono già pieni. Va bene, bravo. Ma scusa, ma se la, lì c'è la chat della regia, c'è scritto mal salsiccia. Del sondaggio. Ah, ok, scusa, avevo letto del sondaggio. Cioè? Ma no, è quello che hanno chiesto prima? Mal salsiccia del sondaggio l'avevi mangiato Frank, avevo letto solo il mal salsiccia. Ah, quello della prigione. Sì, è vero. Sì, gli sarà arrivato, ne sta mangiando 1000. Boh, gli sta mangiando 8000. Sì, è quello. E allora mi sono un attimo perso, scusa, mi sono perso a mangiare. E io sono uscito di prigione, però da di doppio ma per uscire di prigione, quindi tocca a Nelson. Intanto qua bisogna rifocillarsi. Per favore. Qualcuno muova la nave. Vado, probabilità. Allora, aspetta, perché la gente non ha visto che avevo comprato tre case in più. A me ho comprato solo strano che tu avevi. No, all'inizio ne ho comprate 6. Probabilità. Quindi 2 per ciascuno. Poi a Frank ho dato altri 300 e ho comprato altre 3 case. Let's go. Dimmi, so dimmi, dimmi. Arrivo. Okay. Questo è proprio come Nelson. Oh no. Allora, hai investito tutto nei sofficini. Bella mossa. Guadagni 50 sberle. Bello. Bravo. Let's go. Ma bravo. Grazie. Bravo. Complimenti. Complimenti. Investimento. Io devo rovinare qualcuno comunque. Adesso devo capire. Io ho pochissimo a passare. Ma che fa? Mamma. Lo posso costruire? Certo. Assolutamente. Comunque, dove vuoi costruire? Sui rossi, rossi cos'è? Firenze. Dici tu. Allora, sui rossi. No, non dici niente. No, vi posso dire sincero. 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 Forse è la partita più bella che abbiamo mai fatto a Monopoly. Sono d'accordo. Ma non so se che, perché quelle altre non me le ricordo. O perché questa c'ha, cioè, comunque questa roba. No, comunque è divertente. E poi il mangiare. Molto figo. Cioè, se sei qua, è figo, mangi col pubblico. Esatto, cioè, è figo fare il live. Sì, sì, no, sì, è vero. Il contesto. Li abbiamo convinti a farli. Sì, a sì, è vero. Sì, sì, vai. Ti prendo 2 case. Quanto costa? Costano un botto le carte. 150 l'una. 150 e solo 2, Nelson. Guarda come sono messo. Dammi altri 50. E? Comunque sulla planta di tre ci sono pochi soldi. Sono troppi soldi. No, una casa l'una, 500. Se dopo passi da qua sei fregato. Scusa, sono 150 l'una, ti do 3 case con questo. E ti do 50 anche. Ma dicevo, sono povero. Vabbè, però hai 3 case. Va bene, dammi 3 case. Beh, ti rovino, Nelson, quando passi da me. Grazie. Ti rovino, ti rovino. Tu vai fuori subito. Ma Nelson, se vai in bancarotta non è che vai a casa. Ma io non voglio andare in bancarotta. Sei tu che mi stai convincendo. Dammi le case. Un po'. Mi sta barando, Io? Sì. Ma sta un po' barando, Dov'è che le piazzi? Ah, bravo, finalmente hai piazzato a Firenze, ci stava un po' di... Che bella Firenze! Che bella Firenze! Siamo? Ci tocca? Tocca a Nicolas? 3. Oh, cosa sei, Danic? Tassa extra gusto. Tassa extra gusto. Porca vacca. Sono un po' pieno, Paghi 200, ma cosa vuoi da mangiare? Posso passare? Ma no. Sai cosa era figo? Era che non potevi mai passare. Cioè, a un certo punto devi continuare a mangiare. Qui anche 200 sono un botto. Sì. Ma paga, ma sei male. Secondo me siamo tutti molto poveri. Sei la capitale del gioco. Ma infatti, ma perché siamo così poveri? È normale, perché sono hai investito. Sono messo male. Ok. Sono messo male. Poi non è che dura tanto. Dopo un po' vai giù. Non e vabbè, prendo. Aspetta. I 200 della tassa extra gusto. Okay. Prendo uno. Verdurine per Nicola. Pensavo stesse proponendo uno scambio. Anch'io, non capivo. Prendo le verdurine. Verdurine per Nicola. Bravo Nick. Bravo Nick. Io voglio dati. Voglio dati grossi. Voglio dati grossi. Dati grossi. Dati grossi. Dati grossi. Dati grossi. Ecco, tra l'altro gli chiediamo 2 cose alla volta. Quindi. Allora. È che deve sembra aspettare che in cucina sia visibile. Ok, ok, cioè, perché magari è nudo. Esatto, cioè, noi non sappiamo cosa sta facendo. Magari ha fatto una roba incredibile. Andiamo a vedere. Magari è... Eccolo, è già pronto. È già pronto. Prego. Lanciamo pure i dadi, prego. Con violenza. Spaccali pure per terra. Ma li spacchi? 5. È un po' incerto, eh. Ma li spacchi? Spaccali 5. Tiro anche i doppi. I dadi giganti. Esatto, dopo ritiri i dadi giganti. Da ritirare. 10 stazione. Stazione sud. Ah, che è di tonno. Cavolo, è di tonno. Grandissimo. Ma dove hai venduto le stazioni? Non me ne ero accorto. Le ho ciulate. Me ne ero perso. Non pagare. Però 100. Ma non è vero.
No, tu, non è vero. Ma non è, tu hai una stazione, hai 25. Ma che struffatore. Multa per aver mentito. Truffatore. In prigione. Assalto al biondo. Assalto al biondo. Lanciamo un sondaggio. Lanciamo un sondaggione. Lasciamo decidere al pubblico. Lasciamo decidere al pubblico. Per questo... Quanto è lungo questo jingle? Per questo tentativo di truffa, il buon Francesco merita di andare in prigione o no? No, no, no. Poi con che accusa? Io sinceramente direi... Per mentito, che okay, vedremo la. Votate immediatamente perché o me lo paga e poi vediamo dopo. Beh, intanto te lo paga. Sì, okay. Sì, dopo vediamo. Aspetta, fammi vedere il resto. Beh, però lei si deve accontentare. 21, 2... Ah, no, ancora 300. Stai dando 23. Ah, dicono anche. Cosa vuol dire? Se Tonno va in prigione, non può andare in bancarotta. Il merda, è vero. È vero, ti dà respiro così e magari la gente ti paga sugli alberghi. Non ha più soldi di me comunque. Che figo. Però guarda che non si guadagna. Sì, ma mi devi dare 2 euro, 2 monopoli. Frank, okay. Cambiaglieli. Cosa, sì. Cosa vuoi? Ho bisogno di 25. Ritieniti. No, okay. Tieni i tuoi soldi. Ho bisogno di 25 io. Poi vi dico una cosa che mi era venuta in mente per i dadi giganti all'inizio, che poi non ho, cioè, che, perché all'inizio della live ho detto a Frank, quando ancora non avevamo costruito i dadi, c'è? Ho detto, ma secondo te si potrà fare questo, cioè si potrà fare un po' delle robe al limite, perché mi era venuta questa idea di creare i dadi giganti con la carta, cioè in una parete chiusa con la carta. E a un certo punto, tipo, vi ho preso dall'ira, prendere un dado, ficcarmelo in testa e sbattere la testa contro il tavolo. Però forse sarebbe. Resto di 25. Resto di 25. Che è un'operazione complicatissima. Cioè, un attimo di confusione. Devo anche ritirare i dadi. Deve ritirare i dadi giganti. Ritiri i dadi, per favore. Dadi giganti. Sembra che non si sia già denudato. O stia facendo la pipì. Oh, eccolo. Poverino. Ma li lanci con rabbia. Si con sfoghi. Rabbia, con rabbia. Si sfoghi. Scaravelli il si sfoghi dado contro, per terra. Ma di più. Scaravelli il dado per terra. Uno. Questo è uno. Si vede? Sì, sì, è uno, uno. Così, bravo. Così. Sì, così. No. Uno, due, ritiro ancora, uno. Ritiro ancora. Posso dire due. Però che Tonno fra un po' finisce al gabbio. No, no, porca. Ma io lo voglio il gabbio, ma lo voglio. Imprevisto, vociona per favore. Pronto? Esci di prigione gratis? Se sei in prigione? Se sei in prigione? Ah, la deve conservare. Ah. Ah, che culo. Però se, dice, se sei in prigione puoi conservare questa carta, no. Sennò no. No, no, com'è? No, no, perché cioè, non puoi vincere un imprevisto quando sei in prigione. Esatto. Se quindi, sei in prigione puoi conservare questa carta. Nel senso che non per forza devi usarla se vai in prigione. Sì, comunque sì, il senso è che tu te la conservi e poi la usi quando per uscire di prigione. Giura però, così. Sì, però mica lo terrà allora. Certo, lui se sì, lo tiene, sì, è perché non puoi poi, finire. Se io vado in prigione decido se usarla o meno. Esatto. Ok. Mi ha bucato il cervello questa cosa. Vabbè, chiudiamo il sondaggione. Chiudiamo il sondaggione. No, no, aspetta, arrendi, ma ti avevi ancora del margine di qualche secondo. Il mio turno. Ma io potrei anche costruire un albergo in realtà. Però. Una no, casa. No, devi farlo prima. Ormai devi tirare per i dadoni giganti. Devo ritirare i dadoni, maggiordomo. Però questa volta con una bella rabbia, per favore. Sì, si sfoghi. Si sfoghi tutto il giorno. Lanciali per terra, distruggi. Boom. Sai. Boom. Su. Boom. La rabbia. Sì. Sì. Quattro. Quattro. Boom. Oh, no, no, vediamo. Non si è visto. Cos'è? Visto. Cos'è? Non si è visto. No, non faccio la choc slam sopra. Ah. Uno. Uno e quattro. Era uno? Uno e quattro. Quindi cinque. Cinque. Andiamo. Ciao, sfiga. Benvenuto nei negozi di Sofficini. Che culo. Che sfiga. Abbiamo detto? Ha fatto 5 per 10. 50. È andata benissimo. No, però dai. 50. Sono comodi. 50. Però Cesare può, hai diritto a un altro sofficino se vuoi. Ok. Posso prenderlo e dopo? E andare a quota 12. Lo prendo dopo perché sennò mi si raffredda dopo. Perché adesso sono pieno. Giustamente, giustamente. Grazie. Adesso però non ho potuto scegliere di non prenderlo, Ma tu Nick non l'hai ancora mangiato? Lo sto mangiando con calma. Lo mangio io se vuoi. Ne vuoi? Oh! Non si può. Vi chiedo solo una cosa. Ma guardate, torno al gabbio. Tristissima. No. Torno al gabbio! Fare torno al gabbio, sì! Aspetta perché... Ok, il maggiordomo non riusciva a reinserirlo. Furto con spasso. Cosa vuol dire furto con spasso? Ma con scasso. L'ho capito. Però è una grande agevolazione per te. Sì, no, infatti. Ecco. Sì. Ma in realtà hai più soldi di me, ripeto. Sì, no, infatti non sta male. Pochi, non tira i dadi per vedere se esci di prigione o meno. No, non intanto, li devo tirare. Hai già. Se sono in prigione. No, è al turno dopo. Ma tocca al turno lui. Dopo. No, al turno dopo. Però ci sta, dai. Già è un benefit per lui. Facciamo che sia. Tocca a me. Un attimo. Tocca a me adesso. Ce l'abbiamo. Un buco nel cervello anche a Tonno. Sì. Sette. Dove sei?
stazione nord da me con 3 stazioni 100. Una volta era da me. Poi è successo che è cambiata la gestione. È diventata più stronza. Ah, che non hai, quindi lo cambi. Tanto tiro? è caduto nelle mie mani, pari! Al ladro! No! Al ladro! Io spero si sia visto! Polizia. Si sia visto! Mi è caduto nelle mani! Piovono soldi dal cielo! Incredibile, signori! Dai, smettila! Ma mi è venuto... Lancio intanto, Frank. Posso? Vadi. Aspetta, devo fare scambi, no. 5. 5, là. Sono laggiù io. Milano Navigli. Milano Navigli. No, nessuno. Aia. Nelson colpo di scena, nessuno se l'aspettava questo. Grande, aspetta. È su Milano Duomo. Ma ha spostato qualcuno. Mio è Milano Duomo, No, ma avete sbagliato. Dove era la probabilità? Dove eri te? È la probabilità. Quanto hai fatto? 5. No, aspetta, no, ma qualcuno non sa contare qua. Non eri a probabilità. Che cazzo ero? Scusa, ho avuto quella roba lì. Era probabilità. Chi lo sa. Sì, eri probabilità. Era probabilità. Sì, avevi... Cosa aveva vinto? Magari si ricorda in chat, vediamo. Ah, tu non volevi pagare la tassa? No, pagato. Voleva fare. Giuro non l'ho fatto apposta. Non so se la chat lo sapeva. Era probabilità però di... Allora lì, extra gusto. Allora, posto. Extra gusto. Pagare. Quant'è? 100. Paga. Un pelo. Se era 200 ero finito. Ero finito, se era 200. Eri finito? Finito. Bene. Minchia. A chi tocca? Tocca a Nicola. Nicolino, chiederei in anticipo, come funziona l'ipoteca sulle case? Praticamente tu... Chiedo per un amico. Tu, finché hai le case, esatto, le dai indietro al prezzo che c'è scritto lì, che di solito è metà del prezzo della casa. Che tristezza. Una volta che hai ipotecato quelle, puoi ipotecare anche i territori. Okay. E quindi ti viene dato anche lì la metà del valore originale. Che tristezza, va bene. Perché io sono lì. Quindi cosa Napoli vuole fare? È un passo da me. Ma welcome, mafia! Ma stai tranquillo. Benvenuto. Ma sai cosa? È che tu non ti giochi mai da di giganti. No, infatti. Giusto. Da di giganti per favore. No, fra. Cosa? No. Io l'ho visto questo. L'ho visto. Non lo racconto io, raccontalo te, Vez. Io ho appena visto Cesare far finta di armeggiare per prendere i soldi viola di turno. Lui ha preso 2,50, una gli è caduta nel mio piatto e l'altra ce l'aveva qua e si è fermato così con questo qua in mezzo. Al gabbio! Al gabbio e mi paghi pure. Magari no, al gabbio sì. Al gabbio subito. Al gabbio dritto. Al gabbio dritto. Ma no. Accusa di falsa testimonianza. Ma scusa. Cosa hai da dire? Chissà quante volte l'ha fatto durante la partita. Io non ho idea. Solo per goliardia, perché lui era goliardia. No, Vez, hai un problema. Hai un problema. Perché, peccato che qua non ci sia nella tabella comunità. Impressione. Ma te l'ho fatto sotto agli occhi. Allora, ragazzi, piano. Stavamo dicendo. Cosa stanno dicendo? No, guarda, io offro una chance. No, sì, niente chance. No, aspetta. Guarda, stazione. La chance di un sondaggio. Però... Un sondaggio di che? Ma l'abbiamo visto tutti. La stazione ha deciso. No, vabbè, ma l'ho fatto per perché? Perché? Pure se viene salvato, è giusto così che il popolo si sporchi le mani. Ah, ok. Io voglio vedere. Testiamo, voglio vedere fino a che punto si possono sporcare le mani. Il beniamino Sono del pubblico. Il beniamino guarda del già pubblico. Guarda già qua. Incredibile. No, dicono di sì. Giusto. No, guarda che non è tanto. Cioè, Caspita. Dovrebbe essere il 100% perché li aveva in mano. Intanto andiamo avanti perché è lungo. Sì, andiamo pure. Risarcimento per i baresi. Dove eravamo? Ragazzi, dove eravamo? Non so, mi stavo leggendo le regole. Dove eravamo? Ho un dubbio. Di che? Un dubbio pesante. Vabbè, andate avanti. Okay. Abbiamo sbagliato qualcosa? No, ma di robe che devono ancora accadere. Toccava andiamo a me comunque. Tutti in bancarotta. Tu sei in prigione. Vabbè, perché mi sta la banca adesso. Dove eri finito? Stazione era. No. Aspetta, a chi tocca? Toccava a me, ma infatti chi da di giganti ha chiamato. Tocca a Nick, da di giganti in prigione. Toccava che Nick. Avete fatto? Toccava Nick sì. Che aveva paura di finire a Napoli. Esatto. Da di giganti secondo turno. Chiamo i dadi giganti. Dadi giganti. Dadi giganti. No, forse l'aveva già tirato. No, non ho ancora tirato. Con che scarpe? È vero. Andiamo a vedere. Tanto sta rimontando. Ma li sfondi. Bello forte, ma li sfondi. Ma chi se ne frega? Ti faccio fare un numero grosso. Contro i cassetti, via, boom. Contro i cassetti, contro la macchina del caffè. Sì. Boom. Beh, 4. Dai. 1, 2, 3, 4, 6. 4, 6, 4, 6.
10. 4, 5, 10. Ah no, porco Napoli e caracciolo. Ma l'aveva detto, l'aveva detto. Nicolas, datemi la voce, la voce, la voce. Napoli con tre case. Benvenuto, Brade. Non ti è ancora partita. Benvenuto, Brade. Senti, dimmi. Scendi a me, beh. Sì. Compa, quando ti stai? Eh? Quando ti stai nel mio locale? Una notte, solo un passaggio. Quant'è una notte? Solo una notte. Stiamo a tre case qua. Benvenuto. Stiamo a Scampia. Comunque... tre case a 4,50. Quanto? 4,50. No dai, frate, non è vero. 4,50. Fammelo vedere, frate. Ti hanno bruciato. Fammelo vedere, frate. Fratello, fammelo vedere. Fammelo vedere. Allora, frate, sei tua famiglia, frate. Ma ah, no, aspetta, tu cazzo stai? Tu cazzo che stai? Caracciolo, compà! Caracciolo, compà, sta ancora di più, stiamo! Perché no, è fazzinato! No, stiamo a 500! Non è vero! Frate! Che cazzo ne devo dire? Guardatela a te! Ma no, stiamo a 500! Stiamo a 500, frate! Ma no! Come cazzo fai, mo? Come cazzo fai? O ti potechi la vita? O non ce la fai? Aspetta, sei diventato siciliano! Ho sbagliato. 100. Ma non ce li hai, che cazzo sta a fare? Buono. C'ho le case. Dopo via. Cos'è che hai detto? 70 sberle a casa. Le do via. Portateli via le mie case. Ma sembra un video. Qual è il video comico dove succede questo? Tanto, 140, 200. Ah, sembra Eccellenza che fa Mick Jagger. Anche 200, Eccellenza 10, che fa Mick Jagger. Fisiopata. Devi buttare via le sue case. Devi buttare via le sue case. Cosa succede però? Piano. Si sta pisciando addosso. Comunque, prima è finito il sondaggio. Stanno tutti piangendo. Il sondaggio ha detto che Cesare deve andare al gabbio. E Cesare è già al gabbio. Io sono al gabbio. Scusate. Se ci sarà il gabbio. È vero, è no, vero, lo stai dicendo tutta la chat. No, non rompere i coglioni. No, è vero, non puoi guadagnare in prigione. No, non è però, vero, no, non è vero. No. Fermi allora, tutti. Questo è un altro. Il manuale. Non è la prigione, non è le regole, non è la banca. Ha toccato la banca, ha toccato la banca. Ha toccato la banca. Sondaggione. Ha toccato le regole. Ha toccato la banca. Allora, questa è la classica cosa che anch'io ho sempre saputo, ma nelle regole non c'è scritta questa cosa. Allora non quindi esiste. È palesemente una invenzione contro una diceria popolare. Mamma mia. Allora, se volete possiamo del tutto eccezionale far decidere questa regola alla chat. Ci sta. È vero, non c'è nelle regole. Nelle regole questa cosa posso controllare. L'ho guardato anche prima. Questa cosa non è mai menzionata, no, però... Se osate fare un sondaggio dove io vado in prigione per aver preso le regole, io qua stacco il velcro e ribalto il tabellone. Sondaggione. Porca paletta. Oddio. Io lascerei decidere. No, le carte, un'edizione limitata. Maggiordomo, qualcosa per asciugare. Maggiordomo, qualcosa per asciugare. Della carta assorbente, per favore. Ma non il dado, della non il dado. Carta assorbente, corra. Allora, lascerei scegliere alla chat questa cosa. Perché effettivamente nelle regole non è menzionato. Nelle regole non è menzionato. La domanda è: sono chat, fregato. Secondo voi, aiutatemi. È giusto? Tu falla come ti grazie, pare, maggiordomo. Dai, che buttiamo fuori Nick, per favore. Secondo voi è giusto che chi è in prigione non percepisca rendite? Sì o no? Molto semplice, votate da casa, mi raccomando. Chiedo scusa, comunque. Ricordiamo che a quanto ho capito con i punti canale puoi votare ancora. Non lo so, grazie. Vabbè, capite. Chiedo scusa agli autonomi. Amici di Sofficini e di Monopoli. Bagnato tu. A quali è da asciugare la plancia di gioco? Ma le mie case. Mettete anche a posto le case. Un'edizione limitata. No, c'è la carta tutta. Porca vacca. Alluvione a Napoli. Dov'è che è arrivato? Il negozio di Sofficini. Fortuna che ho un'altra edizione sigillata. Questa qua tu la volevi dopo risigillare tutta. Con la bustina, con i guanti d'alchemico. Esatto. Allora, niente, quindi
Sì. In, e, ah, cavolo, allora un attimo di pausa, perché c'è questa quisquiglia che acquazzona va a Napoli. Acquazzona Napoli. Acquazzona Napoli. Acquazzona Napoli. Intanto domanda alla regia, volete altri sofficini? Nel caso comunicateci. Sì, voglio altri sofficini. Sì. Prima volta che arrivo al ping. Allora li è riempiamo di sofficini alle verdure. Non è nuovo che non c'è mai nulla che va bene, è quindi vero. Solo degli è vero, ricordiamo che in regia abbiamo una persona vegetariana, quindi è vero, sì. Un occhio assolutamente. Per lui, ma tre comunque non so perché mi è venuta sta scena, presente come danno da mangiare gli alligatori che no, hanno il pinzone con la ma gli lanciano i capretti, ma no, facciamo la falsa informazione, no, te lo giuro, te lo giuro. Ma in tutto questo a chi tocca? Ma che no, un attimo, stiamo aspettando il sondaggio. Stiamo aspettando, esatto. Il manca sondaggio. Un botto. Ma lo possiamo chiudere. Ah, lì è però sul sondaggio. Vabbè, è vero, però è game changer. Comunque, infatti, aspettiamo. Sì. No, la cosa è che mi sono immaginato Eddie con delle pinzone che dà da mangiare ai suoi due coccodrilli. E li in bocca. Pische, ah, intanto, sa cosa possiamo fare? Dovremmo avere un vocale. Ah, che figo! Ah, un aneddoto sulla, cioè un aneddoto, un commento sulla live in tempo reale. Okay, dai, quindi chiedo alla regia se lo possiamo mandare. Andiamo a sentirlo. Ricordiamo che se siete a Bordo, ma di Napoli, mi sento male a sapere che la loro città è nelle mani di turno. Ma no! Un pessimo sindaco. Ma come un pessimo sindaco? Il popolo non ti vuole. Ha fatto le case. Poi io non ho voluto. Guarda, anche nei territori non è che ho voluto mettere in una due case, in una tre. Cioè, tre tre, perché poi magari non sono anche le regole. Ragazzi, vi ricordiamo che se volete essere ascoltati in live, dovete mandare un vocale sul gruppo abbonati di Telegram, dove potete entrare se siete abbonati. Se non siete abbonati, potete abbonarvi. Ma sentiamo anche il vocale sui giochi. Ma è quello di prima. Ah, un altro. C'era un altro. Ah, no, magari un altro. Scusate, potrebbe essere. Scusate. Sentiamo se è un altro. Ciao, io sono Giulia. Ciao, io sono Francesco. Volevamo raccontarvi di quando praticamente io stavo imparando a giocare a Scala 40 di Bergamo. E Scala 40, okay. C'era la mia fidanzata e la mamma della mia fidanzata che me lo stava parla come insegnando. Ballini. E io, è vero. Dato che sono un po' un truffatore nei giochi, ha avuto il coraggio di truffare anche lì con mia madre. No. Ha fatto bene. Ha fatto bene. Ha fatto bene fino alla fine con tutti. Ha rischiato di giocarsi un amore. Ragazzi, se volete mandare i vocali, vi ricordiamo che avete un abbonamento gratuito al mese con Amazon Prime. Vero? Mi raccomando. Ma sondaggione è terminato. Sì, però rega, e non il pubblico, diciamo, si attiene alle regole ufficiali e quindi inverte le regole, quindi dalla prigione non si guadagna. Maro. Però sempre, non solo stavolta. No, sempre. Quindi Cesare non guadagnerà niente e Nick può passare. Io più che altro un appoggio gratuito. Tu sei riuscito a sconfiggere il beniamino del pubblico. Assurdo. Tu hai una potenza. Bravo, io ringrazio il pubblico poco, però è vero. Fai un ringrazio, ma è pazzesco, l'hai ucciso. Pazzesco, l'hai ucciso. Salvato. Però io ho la carta prigione. Ah. Eh? Ho la carta prigione. Quindi la uso immediatamente. Aspetta, la usi al turno. Aspetta, sentiamo la banca. Io la banca. Il suo turno devo usare, perché se qualcun altro finisce in questo giro. Già la banca. Che può usare solo nel proprio turno. Ma poi tocca a te. No, però tocca a te adesso. Tocca a te adesso. Allora la uso. Ha usato. Però devo saltare comunque. Cioè, la mia mossa è solo quella. Ah, può essere. Non credo. No, puoi tirare. Posso tirare. Comunque, mi stava venendo in mente una nuova professione che potrebbe essere fighissima. Tu praticamente hai un c'è questo servizio in cui tu puoi ingaggiare degli arbitri di giochi da Roma Colosseo. Ah, in cui c'è della gente preparatissima che tu non puoi mettere in discussione. Cioè, sai che gli telefoni guarda, tu guardi sull'app e vedi Marco ha esperienza in professionale. Così lui arriva e così non puoi mettere in discussione. Perché un amico di solito succede che litiga. Ma pensa anche a quei giochi complicati dove ti serve master. Esatto. Comunque, Frank, è da te. Comunque, vedi che dicono: ho votato solo per far durare di più il gioco con Nick in partita. E probabilmente lo fa tutti così. Ah, è vero, potrebbe incredibile, essere. Incredibile, perché poi i commenti sono casuali, non vengono scelti da Cesare, quindi perfetto, fighissimo che sia passato proprio questo commento. Fatto sta che ora Cesare mi deve dare 70 bombe. Oh, l'Aleros! A mio resto. Con sprezzo. Con questo sprezzo però è un Tanto faccio notare che la regia sta ricevendo rimpinguata. Ma perché non abbiamo una camera sulla regia? Ma la regia può, perché loro hanno tutti i dispositivi per potersi riprendere. Hai 10 anche se dico di no, e loro possono tranquillamente. C'è un protocollo chiamato NDI. Leader 30. Infatti. No, ma c'ho 10, non l'avevo visto. Se vuoi, scusa, dammi 50 ti do. Aspetta che qua stanno rimasto. Cosa c'è, Tonno? Qual è il tuo problema? Cosa non ti torna, Tonno?
Vuoi scambiare roba? Costruisco una casa. Ah, bravo, facciamo girare l'economia. Costruisci una casa, ma su due. Bari, Piazza del Ferrarese. Siamo due. Bravo. Aspetta, io come faccio a ottenere un costruisci quattro case, quattro case e poi costruisci. Ah, quattro case, allora due case costruisco. Non vuoi andare direttamente all'albergo? Ma ci posso andare? Aspetta. Sì. Paghi. A Beri. Datemi la voce, datemi la voce. Ah, voce c'è il pronostico. Datemi la voce. Che tra l'altro tutti 71% a favore di Cesare. Quindi vincono un botto quelli. Oh mio Dio, che vincono un botto di soldi. Bari. Hai fatto i conti giusti prima di... Secondo me ce la faccio. Secondo me, no, secondo me. Quanto ti costa? Scusa, compra prima le case, albergo. Scusa, facciamo allora, la faccia. Okay. Aspetta, prendo le case. Facciamolo in diretta, prendo le case. In diretta, ok. In diretta al sindaco di Beri, vediamo che compra... Vabbè, nel senso, di solito arriva l'architetto che mette tutto. Prefabbricati. Prefabbricato. E poi costruisco due alberghi. Quanto costano, scusa? Aspetta, facciamolo bene. Aspetta. Dacci la camera da sopra. Signori baresi. Pazzesco. In tutti i quartieri. Fai vedere il tuo cento. Ho realizzato il vostro sogno! Due alberghi poi, doppio due sogno. Due alberghi, ma che figo. Ce l'ho fatta e ho sbancato perché ho fatto vincere un sacco di punti canali. Sì, era completamente ribaltato. E poi è battuto Cesare. Nessuno ti ha ucciso. Guarda, ti ho fregato. Guarda cosa dicono i commenti. Adesso andiamo a vedere. Guarda, tutti bravissimi. Beh, fatti felici. Madonna. Andiamo a vedere allora il prossimo pronostico. È vero, prossimo pronostico. Che prossimo pronostico che riguarda... Sono mega felice. Ah, è vero, a questo punto siamo già in bancarotta, però... Secondo cioè? Me, essendo... Cioè, il pronostico sarebbe il primo che andrà in bancarotta. Che in bancarotta. Beh, secondo però, me... Il primo che ipoteca. È un po' esagerato, quindi potremmo... Il primo che ipoteca qualcosa. È vero. Chi sarà il prossimo? Vai. In realtà, tra me primo, e Tonno. Non credo... Ci sto. Tra ci Nick sto. E... Ah, sfidi Tonno. Ah, sfidi me? Io sono povero. Beh. Nicolas sfidi però tonno. Secondo me tra me e Tonno è probabile che uno dei due ipotechi. Come è probabile? Io ah, perché avete tante cose. Ma ipotechi quando vai dagli altri devi pagare troppo. Ah, va bene. Nicolas sfida Tonno e vediamo chi sarà il primo a ipotecare. Guarda che io con un albergo faccio 2,50. Oi, 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 che dolore. Deve venga a guidare qualcuno però. Cosa vuoi? Cosa vuoi da me? Sono un cazzo. Io se avessi un albergo sarebbe 1050. Io ti faccio questo tiroino. Sei per il signor... No, ma sei in prigione. Sì, tu devi tirare le... Ma non avevi le 10 gratis? Ok, non sei uscito. No, lui ce l'aveva. Io ce l'avevo lasciato passare. Vuoi... Niente. Ma meglio 50, per te, meglio per te. Vabbè, resto in prigione. Puoi pagare 50? No, vabbè. Posso. Vabbè. Sono qui. Chi è che sta per arrivare da me? La barchetta. Dov'è il ditallo? O di Talon 6612 Franchi Milano Navigli. Sì. Lo compri? Beh, ancora? Tu adesso c'hai entrambi. Beh, quanto costa? Però. Lo compro. Ma quanti soldi ha Franchi? Sai che non molto è detto poco. Che vinci te? Perché pensavo che fossi messo benissimo. No, hai tante proprietà, però. Guarda, allora, Franchi... posso dire una roba? È stato un game changer, secondo me, il fatto che Nick non mi abbia dato quei soldi. No, fossi no, fra, no. Porca no, vacca. Cioè, erano 500. A lui lo mandavano in merda totale. Ma. Cioè, a maggior ragione, ha scelto anche. Il popolo poi. Sì, ha ma il pueblo ha votato solo esiste. Per avere più live. Per avere più live. Sicuro, sì. Sicuro. No, non vorrei che il nuovo Beniamino fosse Nick. No. Palermo Mondello, è tuo. Sono io, Mondello. Vieni a Mondello, vai you. Nessuno ha ancora preso Ballarò. Mondello, quanto... Nel frattempo il maggiordomo sta facendo... Rendita con... Ah, ok. Che tu non ce l'hai tutti e tre. Oh, 6 bombs. Quindi costa? 6 bombs. Un panino con la furba. Così tanto. Panino con la furba, per favore. Dopo di me. Vado intanto. Devi prenderti il resto da qui, Frank. 10 per Nelsi. Il resto da qui. 200 del via. Cioè, io mi devo prendere la storia. Ne ho solo una da uno. Palermo la cattedrale. Cambiale a Tonno che ne ho allora, un botto. Tonno. Mi dammene 5 te? Da 1. Sì. Dove sei? Palermo la cattedrale, mi servono i 200 del via. Aspetta. Qua ci sono dei conti complicatissimi. Perché siamo un po' incasinati con allora, i denari. 5 da 1, per favore. Andiamo a vedere cosa fa il maggiordomo, intanto. Andiamo a vedere. Sta mangiando i sofficini. C'è anche lui, bravissimo. Bravo, maggiordomo che si nutre. Come sono? Buoni, ora si tolga il cappello e faccio uscire la colomba, come avevano detto. Arriva. Lo fa, lo fa. Se usciva davvero sarebbe stato la cosa più bella del mondo. Uscire qualsiasi cosa. Sai cosa? Poteva tirare fuori il vaffanculo. Sarebbe stato bello. Proviamo a vedere cosa esce di nuovo dal cappello. Vediamo cosa esce stavolta.
Andiamo a vedere, andiamo a vedere. Vediamo cosa esce. Attenzione. Cioè, se l'hai preparata? Vaffanculo, eccolo qui. Piaciuto, piaciuto. Quanto ti lì devo dare? C'è il tuo monopolo. Cesare, quanto ti devo dare? Tu mi devi dare 6 points. Ma non tuo, di Cesare. Ha toccato i soldi di Cesare. No, ladro. Ma aspetta però, Frank, io avevo bisogno non di uno. Come no? Io ti ho dato 10. Tu devi pagare 6. No, io devo pagare 6, ti ho dato 10, mi hai dato 4 di resto e prendi 1. Okay. Sì, ci ho messo anche un po' a ragionare. È vero, ho pensato una cosa, ma secondo voi sì, questa live potrà essere tramutata in podcast? No. Secondo me sì. Secondo me no. Sarà difficile. Dobbiamo capire. Però anche costruisco una casa. Potrebbe riguardare tutta e tutte le volte che ci sono delle azioni. Un attimo, stiamo quagliando. Tutte le volte che ci sono delle azioni, sì, c'è una voce narrante, tipo quella di Eddie, che spiega. La scarpa avanza di 2 caselle, finisce sopra. Sentiamo la regia cosa dice. Allora, con i suoi secondo soldi. Me Eddie, realisticamente ti servirebbero 3 mesi per ridoppiarla tutta, ma verrebbe una figata. Perfetto. Hai preso 220. 150. Tu hai preso i 200? Sì. Chiedono comunque dove si può prendere il Monopoli Carletto. Allora, ragazzi, vediamo se la ricorda. Ce ne sono 2000 in palio. Per vincerli avete tempo fino al 31 marzo 2022. Bravissimo. Allora, come partecipare al concorsone e provare a vincerne uno? Dovete acquistare uno o più confezioni di sofficini, inserire sul sito seratasofficini.it il codice che trovate sullo scontrino per scoprire immediatamente se avete vinto una delle 2000 copie di Monopoli in giro per l'Italia. Ma con Carletto. Bravissimo. Mi è venuta un'idea. Mi è venuta un'idea. Noi abbiamo un sacco di scatole di sofficini, sì, quelle del Monopoli di Carletto. Vinciamone un botto. Possiamo provare a vincere noi un altro Monopoli di Carletto. Sì. In effetti... Quante ne abbiamo? 147? No, 147 sofficini. Cazzo. Ah, ok. Però sono. Non ha sbagliato. Fai diviso 4. Fai diviso 4. Come può essere 147? 80. No, non possono essere così tante scatole. Quante sono? Abbiamo 40 scatole. 40 scatole. Un Monopoli di Space Valley? Vabbè. Ma poi no, lo scontrino. L'unica cosa che dico, se vincete il Monopoli, mi raccomando, giocatelo come l'abbiamo fatto noi, con le nostre regole. Cioè, mangiando i sofficini. Sì, mangiando nelle sofficini. Organizzate una serata sofficini. Con i sondaggioni, magari. Sì, assolutamente. Allora, Nelson è costruito. Sì, io tocca a te. Poi no, non tocca a Nicola. Ho già tirato. Tu hai tirato. Dove sei andato? E lì ho già pagato. Dai, venite qui da me. Venite qui da me. Ma piazza... Nicolas, passate da Piazza del Faraone. 11. Tante belle sculture. Quindi è lì. Fontane. Arriva qui, stazione Nord. Sono io. Ah, 3 stazioni. 100. 100. 100. Non mi rompere i maroni. Brutto. Mi dai 100 adesso. I controlli che siano 100. Sì, dammi 100. Sono 100. Sono 100. Purtroppo sono 100. Ma ti è andata anche fatta abbastanza bene. Mi è andata fatta bene. Lusso. Non mi lamento. Hanno un po' di problemi. Ma volete che passarli a noi? Che forse è più comodo. Sì, penso di sì. Comunque, fra un po' c'è. È bello il Monopoli, perché quando giochi con anche i soldi che ti vedi un po' quelli che hai, ti ricordi anche dei momenti della tua vita, magari. Sì, quando non avevi soldi. Quando mangiavo solo patate e cipolle, sì, per me. I genitori ti davano 5.000 lire. Sì, sì. Però bello, cioè, nel senso, fa un iberico. Vai. Vabbè, dicevamo. Chi tocca? A me. Tocca a te. Tocca a me. Confermo. Vuoi fare degli scambi? No. 8. No, sono lì. Tu passa da Bel Bari, sì, Piazza del Ferrarese. Bologna. Bologna. Quanto? Bologna 40. No, aspetta, che posto è? Piazza Maggiore 44. Per tutti e tre i cose. Sicuro che non ci siano manifestazioni. No, non passa la banda. Uno mi serve. C'era una persona però che sa come ma dire. Salutiamo Danny Milano che Piazza tanto Maggiore. Va a letto. Piazza Maggiore. No. Io volevo dire una curiosità su Piazza Maggiore. Certo, dillo. Dillo. E Cesare, i tuoi soldi. Mio padre mi ha detto per un botto di tempo. Sì. Che c'era praticamente uno scalino che era dove? Piazza Maggiore? Piazza incrinato. Maggiore incrinato per il fatto che c'era passato sopra un carro armato durante la liberazione. Vero. Ma no, era la liberazione. Penso sì. Boh, ah, vabbè. Però in realtà quello scalino non c'è più. Ah, peccato. E boh, quindi non so, cioè, più dice se che l'amministrazione l'ha sostituito. No, oppure se, non è non vero. Non so se è fasullo. Vuoi tirare quei dati? Tuo padre. Vuoi tirare quei dati? Dubito. Vuoi tirare quei dati? Qua. Vieni da me per allora, parlare mentre giochiamo. Tu mi hai proposto uno scambio, ok. Cosa che scambio hai proposto? Allora, io ti do stazione sud per stazione nord. Perché? Boh, così, per avere un trenino diverso. Ci sta. No, aspetta, mi piace più stazione allora, sud. Allora niente, dai, tira. Vabbè, vieni da me. Sei a Bari poi, scusa. 7. Anche più logico. No, è in prigione. Ah, è vero. Tu ci provi sempre. Ma io non posso uscire. Paghi 50. Pagando 50. Però puoi uscire anche prima pagando 50. E al terzo?
al terzo esce, no, lui ha tre tentativi. Se non ce la fa, deve pagare, deve 50. Pagare 50. Ma lui quando vuole può pagare 50 tra le sbarre. Eh? Non passo tra le sbarre. Non passi tra le sbarre perché avevi mangiato. Lancio l'evasione. Non c'è. Non c'è, non esiste. Dai, cioè, dai. Paga 50. Poi ma non uscire. Voglio pagare 50. Allora stai dentro. Va bene, no, no, dai, pago 57. Fatto. No, aspetta, dove vado? No, però dentro. Non vale. Però, no, 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 aspetta. Ma no, devi tirare. Prima è, no, oh, no, probabilmente no, no, prima esci di prigione. 50. Poi se vuoi ti ridado. Vai. Adesso tutto il bene, però. Quindi non vale quel 7 nel caso di dai, se finisce a Napoli sei fregato. Stai dentro, fidati. Secondo me dovresti finire a dentro, Napoli, sto eh. Dentro. Sto dentro, che palle. 4 contati doppi. In transito. In transitone. Che culo. Ma no, cazzo. Non posso costruire. 5. Che poi che strano, no, che abbiamo fatto in stazione ovest. Là. Sono sempre io. 100 bombe. 100 bombs. Non è più. A colpi di 100. No. Guarda che le stazioni sono game changer. Com'è? Sì. No. 6. Chi sei? La barchetta. Oh, Napoli. No. No. Ma regia, si può riavere la musica? Porca miseria! No. Dove siamo? Dove siamo? Voce, voglio, vai, voce. Cosa è successo? So io. Finita allora, Napoli. Sì, ma uno entra a Napoli. Però adesso io non voglio fare stereotipi, ma uno entra a Napoli e gli scippano tutto. Cioè, non riesce a uscire. Benvenuto. Scusa, Sono distruito. Stai lì, è un soggiorno. Benvenuto per te. Dove stai? Scusami. Caracciolo. Caracciolo. Senti, perché io aspetto, posso avere la trattativa però con un napoletano di quelli da mercato con la voce alta? Questo sono i miei. Quelli che guardavi sempre Robin Hood. Limoni! Ah, signora! No, limoni! Un po' meno alta. Un po' meno. Chipmunk. Io guardo sempre i diamanti del mare di Gennaro. Fai così. Ma cos'è i diamanti? Non ci vendono, che ogni mattina fa delle dirette. Buonasera, bellissimo. Benvenuta a Napoli, sono Robin Hood! Un po' meno, se potete, un po' meno. Parla. Cesare, parla. Benvenuti. Eccolo. È lui, è lui. Senti, per te è un prezzo di favore. Questo è pugliese. È la vabbè, comunque, sono, indovina, hai detto? Caracciolo. 500. Sto 500. Ce la fai, Nelson. Sto 500. Io comunque vorrei. Sto 500. Dove valgono le case? Sto 500. Io 500. Vabbè, adesso è diventato brasiliano. Guarda, 50. E puoi ipotecare e hai... No, devi puoi vendere le case a metà del prezzo. No, you wanna scream and shout. Give me my money. Cioè, allora scusa, sono 75 a casa. Quindi sono 150 e 300 se vendi le case. Ma non li ho comprati. Ti arrivi, dopo ipotechi io. No, ti arrivi. Prendi tutte le case. Sì, vabbè, posso andare a casa. Cioè, che cazzo sono qua? Ah, aspetta, chi sarà il primo a ipotecare? Sta vendendo le case. Ma non ci sono io. Non hai ipotecato, non c'è. Ipotechi quando dai la tua città. Allora, così 300. Cioè, la vendi. 300. No, devi arrivare a 500 e ci arrivi. Le case quanto costano? 20, 20, cioè, 10. Non ho capito quello. La metà. Non ho capito niente. Sono rimasto con 10 monopoli. Oh, yeah. 10 monopoli. Ma perché devo giocare? Cioè, cosa mi serve? Guarda, sta andando bene. No, c'è gente, ti assicuro, che con 3 monopoli ha ribaltato la partita. Cioè, ha ribaltato il tabellone. Sì, ha toccato il mio monopoli. No, dai. Prigione! Ha toccato il mio monopoli. Aia. Furto con spasso. Guarda, questa volta sei salvo. Però sei proprio stato colto in flagrante. A noi abbiamo dato un senso alla scheda di Pingo. Che ci ha messo 2 ore. Però furto con spasso è servito un bot. Allora, ricapitoliamo. Nelson è fregato. Nelson è tocca a Nicolas. Tu hai 2 monopoli. Tocca a me. No, lui no, ha okay, no, no, io non ho 2 monopoli. Se continua a rubarmene, sì. Ma non è vero. Non ho sbagliato. 6 per Nicola. Sono Nick. Passa da Bari. Il macchinino. Schiva 4, la prigione. 5, 6. Venezia, piazza San Marco. Vada a soffiarmi che il naso. Piazza San Marco è in vendita. Nick. È in vendita. È della banca. Bella. Alla modica cifra di 300. 300, tu ne hai una di Venezia, di Venezia, vero? Una di Venezia. Io ne ho 2. Io ho 2 Allora, io non ho mai capito una roba, ma in piazza San Marco è piena di piccioni. Piena di piccioni, ma sì, passano le crociere. Okay. Non passano più. L'hanno vietato. L'hanno vietato. No, la cosa dei piccioni mi sembra un po' sconvolto. Cioè, che vedevo questi uomini completamente cosparsi di piccioni. È un'attrazione turistica. No, ma non capivo quanto facesse male la cosa. Cioè, no, quanto potesse essere pericoloso. Ai piccioni o per le persone? Per le persone. Ma è vera la cosa che i piccioni veicolano malattie? Dipende.
dipende, come dipende. Tutti gli animali. Esatto, cioè anche se trovi un gatto randagio ti può veicolare. Ok, ok. Dipende sempre dal contesto. Boh, non lo so, me lo sono sempre chiesto. Dipende, dipende. Detto ciò, Frank, io sono 300 sono messo per Piazza San Marco, dice la banca è tua amica. La banca è mia amica. La banca no, è io amica. Ti dico, a me sinceramente non interessa. Okay. Però per un po' di più lo posso comprare e poi rivenderlo a te. No. No. Non so se te ne sei accorto. Sei messo male. Ma io supero i 100 appena, tipo 110. Va bene, allora passo e va all'asta. Non la vuoi? Piazza San Marco è messa all'asta. Messa all'asta. Offro 10. Primo 10, tonno con 10. Io mi chiamo già fuori, tonno con 10. Piazza San Marco? 10 e 1, 10 e 2. Io offro 50. Vai su, vai. Offre su. 50 io Cesare. Offro 60. 60. 100 per io Cesare offro, Piazza San Marco. Io offro. Chi io offre di più, signore e signori? No, accorrete, vai su, vai San Marco fallo salire. No, no, più di 100 monopoli. Ma se non li ha, scusa, non può. Il signore col cappellino dice 100 e dico 101. E dico 102, nessun cenno dal biondo e quindi Spank, 100 bitches. Per il signore col cappellino. Una cosa che ci siamo scordati, dovevamo portare il martelletto. Ah, cavolo. È stata la prima. È vero, è stata la prima. Che magnate. Chi tocca? È un po' svenduta comunque per 100. Sì, per 100. Sì. Io ci ho provato un po' a contrattare. Ma quanto partiva, scusa? Tu potevi fare un'offerta. Parte. Certo che parte. No, non parte. Ma perché te no... scusa. Ma scusa, toccava a me. Ha toccato le regole. No, ha toccato la banca. Ha toccato la banca. Prigione per Nelson. Concessione di auto per Nelson. È come se tu andassi in banca, ok? E ti mettessi al computer del banchiere. Veramente fuori di testa. Questo vuol dire che lui non si fida. Cioè, io ho una settimana che provo questa. Lui non si fida. E vuole dimostrare di aver ragione pure ogni volta sbagliando. Ma è quello che ti ho detto, servono degli arbitri professionali che paghi, vengono qua e non puoi dire nulla. Perché loro ti dicono no, non si può fare, sì si può fare, sì no. Ma è ripartito un altro hype train di livello 2, dai che arriviamo al 5 forse. Vabbè, anche il 3, tocca a me. Qui vado in prigione volentieri nel caso, ho 10 dollari. Allora, ci hanno appena detto che Nelson è quello che ruba la penna legata in banca. Nicolas, Cesare, tocca a me. Cesare. Allora io costruisco. È pieno di soldi. Madonna. Allora io costruisco. Cosa posso costruire qua? Puoi anche gli alberghi. Okay. Ormai, ma puoi anche fondare la tua nuova. Quanto regione? Mi costa comprare tutto? Allora devi prendere. Contare tre case più tre alberghi. 600. 600. Via. Se hai tu, mi fido. Vabbè, lui. Praticamente se tu finisci sul viola, hai finito. Sì, sì, sì. Però io rimango senza troppi soldi, io sono veramente in crisis. Tre cose? Ma magari lo riusciamo, se passa da Bari lo facciamo ipotecare. No, sì. Se passa da Bari quanto deve pagare? Boom. Se passi dal Ferrarese 450 ti facciamo ipotecare veramente. Il problema è che comunque però c'è un botto di potenza. Ha un botto di alberghi adesso e quindi ipoteca quelli e bella. Ah, beh, no, certo. Napoli, siamo potentissimi. Napoli, facciamoci sentire. Chi tocca? Cesare, tocca a me. Cesarin. 8 probabilità. Adesso guarda che devo datemi dare datemi la vocina. Devo dare tipo un botto di soldi a tutti. Dai un albergo a Nelson. No, non c'è. Incredibile, incredibile. È vero, è vero. Nick si fa corrompere. Senti una cacca. Senti un profumino dalla cucina. Sono 100 e una cena a base di sofficini per te. Quindi devo guadagnare 100 e dei sofficini. Allora puoi avere 100 solo se mangi sofficini. No, io devo avere 100. Deve pagare 100 ogni sofficino. Prendo 100. Non ha senso questa frase. Aspetta, controlliamo. Senti un profumino dalla cucina. Sono 100 e una cena a base di sofficini. Hai vinto 100. Ho vinto 100. E un sofficino. Puoi scegliere un sofficino. Verdure. Allora, Utacis. Vado a tirare i dadi speciali. Vai tu? Sì. Vai tu. Va bene, arriva il ragazzo a tirare i dadi speciali. Arriva, dadi giganti, via. Speriamo che sappia che non ci può sentire, quindi telecronicheremo. No, stanno litigando. Ma cos'è successo? Cosa sta facendo? Allora, Cesare, tu fai la voce di Tony. Non vediamo, Fre, non vediamo. Uno. Doveva sfogarsi. E via il primo. Come sei? No, uno. È uno, no, è uno. No, ma si stanno. No. Si potrà lanciare il cameriere. Ma è durissimo, fa male. Non si è visto, non si è visto. No, non si è visto. 5 più 1, 6, va bene. Per tonno, che non è uscito dalla prigione. Sembra tipo la stanza dei giochi. Che non quella. È ancora uscito dalla prigione, quindi tonno. Paghi 50, è niente, devi pagare il 50. Mi dispiace. Quindi tonno, vieni.
a prendere i tuoi 50 o la banca li prenderà. Cosa? Devi darci sei ancora in prigione. Basta, ma era, sono turni. Era il tuo terzo tentativo. Lo hai miseramente fallito anche lanciando più su. Ma ogni volta deve pagare, non ho capito. No, basta, adesso esce. Intanto salutiamo tutti quelli che stanno andando a Nanna. E devi Nanna? Cioè, fai la sei? Notte è giovane. Ha pagato, ha fatto 6, sì, è vero. 1, 2, 3, 4, 5. Ho saltato Napoli! Roma. Però non è che ti va bravo, benissimo. Bravo, bravo, bravo. Sì, esatto. Vabbè, Roma è a poche case. Uè. Benvenuto. Dategli una voce da romano. Dategli una voce da romano. Una voce da romano. Benvenuto. Abischero. Ma sai dove sei finito? Dal kebab è finito. Immaginavo. Con dammi kebab. Dammi 70 sbembi. 70 sbembi? No, qua subito, grazie. Cosa hai detto? Qua subito, grazie. Sì, ma è romano. Facci il romano. Oh, dammeli qua, per favore. Te lo chiedo per favore. Lo faccio Ercaciottare. Ercaciottare definito. Il pitch aiuta un sacco. Abbiamo appena passato le 4 ore di live. Top, bravi tutti. Ringraziamo tutti, realmente tutti quelli che grazie. Si sono abbonati e tutti quelli che hanno permesso questa live, come tutta la regia, un applausone. Bravi. E anche il maggiordomo, li ringraziamo subito. Grazie, che magari maggiordomo. Posso bussarla? Vanno anche ancora tutte le camere stavolta. Vanno anche tutte le camere. Perché c'era il dubbio che si spegnessero per il calore, quindi. Fra un po' Nelson, quando vuoi, possiamo fare un'altra storia per richiamare i nostri okay. amici dell'Instagram. Tra un pochino? Per, quando adesso. Vuoi. Quando vuoi. Quando faccio. Te la senti. Intanto, a che punto siamo arrivati? Io ho lanciato, io ho passato, tocca a te. Tocca a me, siamo pronti e via. Fai un passo. Sette. Da dove sono io qua? L'Italia. Vedete ragazzi? Ah! Oh! Imprevisti. Ullala. Questi lero, cioè, prego. Quelle lì. Proprio voce. Quelle lì. Voce. Oh, mangi troppi sofficini ed il forno è sempre acceso. Paga 25 per ogni casa e 100 per ogni albergo. No. Sì. Un cazzo. Non è niente. Sì, non è niente. Ah, ok. Sì. Prego, tocca Nisba di Nisba. Nelson, che però è impegnato, pazzesco. E quindi salta il turno e passa a No. Stava dicendo 5. Tacchia negli amici. Intanto Zeko si dice scesi vincitore. No, passavo il turno. 5. Ripassa al kebabaro dei fedeli. Quindi si prepara. Si proprio è partito un napoletano strano. Aspetta, non ho capito dove è finito Nelson. Roma fuori imperiale. Ma li abbiamo visti nel vlog i fuori imperiali? Sì, li abbiamo visti i fuori imperiali. Sì, siamo passati. C'è proprio una clip silenziosa mentre passiamo ai fuori imperiali. Mi raccomando, questa domenica ore 11 short film by Space Valley, vacanze romane. Dura, no, è vero, lo diciamo, dura 39 minuti. La cosa assurda è che l'abbiamo visto tutti insieme e non sembrano passati 40 minuti. No, esatto, no, è piacevole. Piccolo spoilerino addirittura. Piccolo spoilerino, Nelson spacca la sua stessa macchina. Mamma è vero, mia. Bellissimo. Ancora rotta, tra l'altro. Sì, ma la spacca con un martello. Vabbè. Vero. E tra l'altro ricordiamo e ditecelo nei commenti che se vi piace poi lo ripetiamo in tutte le città del mondo. Figo. Quindi, figo. E quanto ti devo dare? Devi chiedere dare? Al ragazzo. Su una notte. Sì, è quella. Benvenuto a Roma. Grazie.